E quello che state ascoltando è un fumble molto molto cupo, come vedete dalla faccia. Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. E oggi è dal morto. Oggi è dal non vivo. Dal non più vivo. Siamo il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. E siamo anche un network di podcast di giochi di ruolo e da tavolo. Presto uscirà una nuova puntata di Com'è quel gioco, tipo lunedì. Quindi iscrivetevi al canale di YouTube se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi alla pagina Facebook se non l'avete ancora fatto. Roberto, dammi quel manuale per favore. Sto cercando di allinearlo con la faccia. Grazie. Per fare l'effetto metà faccia. Però mi sono tolto gli occhiali, non vedevo più nella telecamera. E quindi sto andando a casa. T'ho visto che però ci stai mettendo un sacco di impegno. Sì. Che è un po' in panne, però va bene lo stesso. Ti vogliamo anche in questo stato. Questa sera giochiamo un gioco molto particolare. Innanzitutto perché è masterless, e poi è diceless. Scusate, è venuto istintivo. È rulless. È gameless in generale. Questo che avete ascoltato era Fumble. Ci sentiamo alla prossima. No, giochiamo a The Skeletons, che è un gioco di Jason Morningstar, che forse molti di voi ricorderanno per un altro gioco a cui abbiamo già avuto modo di giocare e a cui giocherà anche SideQuest presto. Sì, perché Claudio ha fatto Fumble con la salute e quindi SideQuest ha giocato a Fiasco. Esatto, che è dello stesso autore di The Skeletons. Abbiamo giocato anche noi. Esatto, esatto, vedo che ti ricordi. Tra l'altro più che altro è il Lynchbeat che hai detto, potete ricordarlo come sembra di voler. Vi ricorderete di me per... Sì, pure dato... Sono Travis Club, vi ricorderete di me per... Come abbiamo detto a SideQuest... Per fiasco. Cioè, come abbiamo detto a SideQuest, ma c'è un autore di giochi di ruolo con un nome più fantasy di Jason Morningstar? No. Che bello. Che no, è il più fantasy di tutti i fantasy. Era nel destino che facesse questo. Ed è anche un po' western. Sì, un pochettino sì, è vero. Non c'è... Beh, Ed Green... Sono lo sceriffo Morningstar. Jason Morningstar. Bravestar. Esatto. Mamma mia, no, cosa mi hai ricordato? Il cavallo col fucile a trombone. Esatto, bellissimo, fantastico. No, tornando a The Skeletons, è un gioco molto particolare perché saremo 5 scheletri dispersi in una tomba ad aspettare che arrivino gli avventurieri, che prima o poi arrivano sempre nelle tombe. E dovremo scoprire qualche cosa su cos'è la tomba, sul nostro passato, rievocare memorie e sperare che la tomba non venga distrutta. Tutto questo in sole 10 pagine di regolamento. In realtà il manuale è lungo un po' di più, sono una sessantina di pagine, 62, 61 per la precisione, perché ci sono dentro delle varianti del gioco, che possono anche essere mischiate con il gioco originale, che sono echi di guerra, in cui in realtà c'è tutta una questione di trincee e di commilitoni esausti e feriti. Tapum. Poi c'è un montefuoco e poi ci sono le schede degli scheletri. Le schede degli scheletri che trovate già sul sito della GG Studio a gratis, perché sono da stampare e da rovinare mentre giochiamo. Sono fatte di due pezzi. Da un lato ci sono delle domande a cui potremo rispondere e dei ricordi da prendere come ispirazione durante il gioco. Okay. Mentre dall'altra parte c'è un disegno base del nostro scheletro a cui noi potremo aggiungere o togliere cose a seconda di quello che succede durante il gioco. E abbiamo scelto scudo con frecce, Roberto, la testa grossa, grazie, il decapitato sono io, Jack Strisciante è uscito dal gruppo e l'orrore. Caro orrore. Perché? Che bella cosa che lo strisciante. Perché sono l'unico che non ha niente di diverso sulla scheda da uno scheletro normale? Perché lo scudo con frecce... Dove è lo scudo con frecce? Te lo devi disegnare tu. Datemi disegnamenti. Ci sono delle prime. È una formula magica fatta per evocare questo, vedi? Gli è comparso. Sembra un super cazzo. Che altro. Allora, e anche quella è una formula magica. Grazie. Delle cose veloci su come si svolge il gioco, che sono le due pagine di introduzione. Allora, abbiamo recuperato tutto il materiale necessario, fantastico. Abbiamo scelto i nostri scheletri e adesso c'è da disegnare una mappa. Questo fogliettone gigantesco che mi porto dietro dalla quinta superiore
è qui apposta per in previsione, della, in previsione di questa Skeletor. Puntata. Un giorno giocherò agli scheletri. Esatto, ed è qui da allora. Un po' come la tomba che dobbiamo disegnare. Questo è il classico feuilleton, no? Che tra l'altro abbiamo usato per fare una mappa del Giappone per Gattai. Esatto. E poi è morta nello stesso momento in cui abbiamo cercato di progettarla. Esatto. Ma lo ricicliamo per The Skeletons. Mi sembra giusto. Perché per iniziare a giocare dobbiamo tracciare la pianta della tomba in cui si svolgerà tutto il gioco, che può avere qualsiasi forma o dimensione. Deve essere costruita intorno a un sarcofago centrale e avere delle pareti a nord, sud, est e ovest. Okay. Questo è l'unico diktat della mappa. Non diamo troppi dettagli perché vanno aggiunti mano a mano che si gioca. Ok. Però io direi che disegniamo il sarcofago in mezzo, che sarà questo bel sarcofago con la croce sopra. Molto bene. Che ha delle pareti. Non la croce. No, la stanza intorno al sarcofago. E ognuno di noi adesso disegna una stanza, iniziando da Gianni. Te volevo, era la pippa del disegno. Se non hai idee, c'è lì il dado del dungeon che puoi usare tirare in maniera per avere un'idea. Ma devo farla attaccata alla stanza? O devo fare dei corridoi? Disegnala come vuoi. Ok. È una tomba, però di cosa, di chi e di quando non si sa. Okay. Questa cosa si fa prima di si dettagliare fa, gli scheletri? Si fa prima. Qui c'è. No, ci devo mettere dentro un altro sarcofago? Beh, sì, certo. Però qui ci sono delle domande. Ah, anche l'arredamento lo scelgo io? Sì. Ok, va bene. Non troppo dettagliato all'inizio. No, no, certo. In più, dovremo segnare sulla mappa dove si trova, al buio e silenziosa guardia, ciascuno dei nostri personaggi. Ok. Perché non è detto che siamo tutti davanti al sarcofago fermi ad aspettare. Potremmo essere a pattugliare un corridoio, piuttosto che fermi davanti alla pietra verde che emana luce malvagia e cose del genere. Si può giocare anche in solitaria questo gioco di ruolo, una cosa stranissima. Sì. E niente, finché non abbiamo disegnato tutti una stanza della tomba. In solitaria però me lo immagino con uno che è il registratore. Sì, non c'è nessuno, giorno 75, solo da solo. Non c'è più nessuno. Qui come gli altri scheletri sono stati abbattuti dagli avventurieri. Ciao Luca che ci segue in diretta, fate come lui. Ciao Luca, ciao. Ah, ciao Alice che ci segue in diretta. Oui. Seguiteci in diretta e iscriveteci di parte, in però. Diretta. Molto di parte. Ma io sono l'unico che quando disegni dungeon poi ci vede sempre dei robottini o dei robottoni dentro. Una no, cosa. Si chiama pareidolia. È una malattia grave? No, è una condizione umana costante, direi. Beh, è quella che fa pagare un toast con la faccia della Madonna un sacco di soldi su eBay. Capisco. Che fa vedere in un lenzuolo finto l'immagine di Gesù. Perché tu mi stai dicendo che questa cosa è successa veramente? Cioè uno ha comprato un toast con la faccia della Madonna un sacco di soldi? Sì. Vabbè, cioè uno ha venduto le ceneri del nonno su eBay. E gliel'hanno comprate? E gliel'hanno comprate. Ma quella lì mi sa che è quella di Discovery. Sai quella di Zanzo? Non so se è un suo torre, cacchio. Sì. Io non voglio più rimanere su questo pianeta un minuto di più. No, perché c'è la tizia, no, quella lì che è dipendente dal mangiare le ceneri del marito. Ah, che avrei fatto la stessa identica cosa. Great minds think alike. Mannaggia. Quello che ho disegnato io è un passaggio segreto indicato con la classica S da Dungeons and Dragons scatola rossa. E un piccolo corridoio che porta a una grotta su cui, in cui si trova un fiume. Oh, ma io sono disarmato. Gianni, mi descrivi cosa c'è qua dentro? È una cappella. Il coro, okay. L'altare e le panche. Ok. Allora, al di sotto... Questo nel frattempo, qual è la telecamera? Io scudo con frecce. Che non dai nemmeno un po' in mezzo a... Non vi preoccupate. Al di sotto dell'altare c'è si comincia una grande stanza. Grazie. Grande raccordo anulare. C'è un grande c'è una grande stanza esagonale all'interno. Stop. No, con no. Tante. Anche perché è un ottagono. È un ottagono. Ottagonale. Andate a far culo. È una stanza esagonale non euclidea. Va bene. Quindi ha due dimensioni in più. Esatto. Con
tantissime statue di angeli e demoni nere e bianche che guardano al centro di un grosso pentacolo. Che farà una stella a sei punte di Davide. Pentacolo è diventato... Anche questo non lo so, idea. È un pentacolo di Davide, cosa volete? No, un pentacolo di Cthulhu. Oh, me lo disegnate voi un pentacolo, aspetta. Corridoio rientra nella stanza, no? Però considerate che questa è sotto, no? Sì, sì, sì. Okay. In questa stanza c'è un passaggio segreto. Un altro. È fatto solo di passaggi segreti questo. Non c'è una porta di... Che da... Su un corridoio. Altrimenti che cosa fa l'avventuriero? Entra, esatto. Questi avventurieri che vengono e ci rubano i tesori. Esatto. Vengono e non possiamo aiutarli a casa loro, questi avventurieri. Infatti. Perché hanno bisogno di tutti questi tesori? Cosa ci nascondono? L'ingresso al cinema. Esatto. Stavo passando alla fila del pranzo dell'IKEA. C'è il buffet. Ma guarda Simone e Gianni come sono critici sui nostri disegni, sui nostri esagoni e sui nostri pentacoli. No, no, è bellissimo. Sto corridoio. Ah, ho capito. Perché qui c'è... È la coda per prendere l'iPhone. Esatto. No, no. È per far morire gli avventurieri. Perché qui di c'è la stanza del tesoro. Quindi è un labirinto o è proprio un... No, qua è tutti i lati, tutti i muri sono pieni tutti di buchi. Ah, ok, 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 ok. Tutti i lati c'è un solo tipo di trappola qui che sono frecce. Ma per tutto il corridoio fino alla stanza del tesoro. Quindi devi fare esatto. E tra l'altro la cosa più fastidiosa poi magari non c'è, però me l'ero immaginata con tra qui e qui c'è uno di quei cordoni proprio del cinema che ci puoi passare sotto per rompere il cazzo. Per rompere il cazzo. Ok. Scusa, ho dimenticato solo. Va bene. Non hai fatto in tempo all'inizio. Volevi disegnare. Com'è il simbolo del dollaro con due barrette, vero? Sì. Indicare la stanza dollari nel dancio. Che poi dai. Non lo usasse tutti i giorni quando scrivere i pezzi di codice al computer. Sì, ma non guardo se ce n'è due o una. Ok. La tastiera lo sa. E anche il ponte. Intanto vi dico che stasera, mentre noi andiamo in diretta con The Skeletons, qualcuno sta giocando live a Gattai a Milano al Campo 26. E potete andare anche voi perché organizzeranno altre sere. Buon divertimento. In più c'è anche un'altra cosa, dato che posso prendere del tempo per farlo. Volevamo ringraziare quei folli della Need Games perché ci hanno regalato una copia di Journey to Ragnarok. Oh, grandissimi! Grazie, grazie. Con tanto di dado custom che è stato già aggiunto ai miei. Peccato che io l'ho già comprata. Ora ne e anche tu l'hai già comprata, ma ce ne hanno regalato una lo stesso e noi siamo molto contenti perché è un bel manuale. E bello, bello. Io ho iniziato a leggere in metro, tra l'altro, quindi se qualcuno passa da QT8 a Molino Dorino e vede uno con un manuale gigante in mano che parla di roba strana, sono io. Ho iniziato a leggerlo, all'inizio è molto molto carino. Che ovviamente quando abbiamo giocato noi non abbiamo visto proprio nel dettaglio tutto. No, perché era ancora in corso d'opera, ma è interessante leggerla anche solo per la parte di mitologia, se siete degli amanti del genere. Ma anche la descrizione dei mondi è figa. Ma infatti c'è dietro un'attenzione particolare da quel punto di vista. Quindi. Ah, però c'è una domanda, qui c'è da rispondere mentre si crea la mappa. La prima. Ok. Quali sacrifici sono stati lasciati per assistere a... Allora, questo è tutto da segnare sulla mappa, ognuno ha una domanda diversa. Dico la mia che è già fatta. Quale meraviglioso tesoro già nascosto nella tomba? Dove e come è nascosto? Sappiamo dove e come, ma che tesoro so è? Che dove e come è nascosto. E il tesoro... Questa non abbiamo ancora deciso che tipo di tomba è, no? Di chi è o altro. Non si sa. Il tesoro che c'è qui sono... gargantueliardi di monete d'oro. TN monete d'oro indicati con il simbolo del dollaro, perché no? Probabilmente al padrone non gli interessa niente, ha messo tutto lì, ma c'è proprio chi riuscisse a uscire da qui con quella roba. Sai di chi è? È la tomba di quello di Ghostbuster che ha progettato il palazzo, no? Perché c'era un pentagono, ha disegnato l'esagono. L'esagono ha disegnato un ottagono. Quindi ci sono dei quadri di Viggo. Sì, sì, assolutamente. E aspetta, a questo punto decidi anche dove sei in questo momento. Visto che là dal tunnel partono solamente frecce, io sono in mezzo al tunnel. Prendi anche una matita ce l'hai. Quindi ce l'hai qua in mezzo proprio? Sì. Sei in mezzo, scudo e frecce. Simone, mi spieghi un attimino. Allora, la stanza. Sì.
Allora, è un lungo corridoio che finisce praticamente in una grata di ferro. Che vedo, quindi okay. Sono delle prigioni. Sì. Il fiume scorre all'interno ed è stato lasciato scorrere liberamente, ma è bloccato da delle grate per l'uscita e l'entrata dell'acqua. Ok, e fin qua. E queste sarebbero delle gabbie di ferro, come delle uccellaie, okay, okay. Appese al soffitto. Ok, ok, ci avevo visto dei ravioli giganti, e è tutto molto biologico. Ma, e alcune sono spese sopra il fiume per fare la tortura dell'annegamento. Che roba. Dentro c'è qualcosa? Io. Chi lo sa? Mi sono là dentro. Sì, segni dentro. E qual è la tua domanda allora che hai sulla scheda? Quali cose nascoste di questo luogo evidenziano uno scopo molto molto superiore al semplice onorare i morti? Ci sono delle urne funerarie di organi di qualcosa di demoniaco, non umano sinceramente, nascoste nelle statue ottagono esagonali. Non ne ho l'idea. Urne cinerarie nascoste. Sì. Urna. Mi aspettavo che qualcuno lo dicesse. Scusate, sono troppo mainstream. No, l'ho fatto apposta, era un assist. Grazie. Claudio, tu che avevi già invece letto la tua domanda, io non so ancora cosa c'è scritto. Allora, quali sacrifici sono stati lasciati per assistere nel viaggio verso l'aldilà? Annota la risposta sulla mappa. Allora, per assistere nel viaggio verso l'aldilà, probabilmente sopra al sarcofago sono stati, anzi dentro al sarcofago sono stati lasciati moltissimi moniri ed effetti, ricordi ed effetti personali di tutte le persone che allora lì dentro, per quanto mi riguarda, c'è un grande eroe, qualcuno che ha fatto molto bene alla gente che abita questi luoghi, anzi no, esattamente questi luoghi, ma i luoghi che circondano la tomba. Esatto. Quando questo eroe è stato sepolto, tutti hanno lasciato un pegno di qualcosa che per loro era importante. Alcuni sono oggetti di grande valore, altri sono oggetti che hanno un valore puramente personale, paccottiglia, però ce ne sono veramente tanti. Ce ne sono così tanti che non soltanto ce ne sono dentro la tomba, ma non ci stavano, e quindi tutta la stanza del sarcofago è affollata di questi piccoli lasciti. E io invece mi trovo, io mi trovo lì perché sono una creatura che si annoia e quindi continuo a curiosare fra questi piccoli oggettini per passare il tempo. Ok. Filo anche un'ascia da quello che c'è scritto lì. Io invece, che sono il decapitato, oltre a essere decapitato, ho da scheda una mazza di ferro e un simbolo sacro che adesso andrò ad aggiungere, ma soprattutto ho in testa un elmo che continua a cadere ogni volta che mi sposto e devo raccogliere e mettermi in testa perché non ho niente con cui tenerlo su, ma non voglio far vedere di essere un decapitato, voglio okay. Comunque fare paura e non voglio essere da meno rispetto agli altri scheletri che ci sono nella tomba, quindi faccio finta di avere ancora una testa. La domanda a cui devo rispondere io è: quale scena è raffigurata nell'affresco che ricopre la parete orientale? La parete orientale, ho deciso che il fiume sta a nord, sud, est e ovest. Quindi è la parete di là. Quindi la parete che dà verso il tesoro raffigura a questo punto l'eroe. Ok. Raffigura l'eroe che sconfigge una figura che con il tempo è stata erosa e non è più chiaro se fosse un cavaliere o un demone. Bellissimo. Posso chiederti di aggiungere un dettaglio? Dimmi. L'eroe ha un enorme scudo a torre. L'eroe ha un enorme scudo a torre. Metallo. Ho detto scudo a torre. Il metallo sta nell'orecchio di chi? No, ascolta, sì. No. Io però, a differenza di voi che vi siete messi vicini a dove c'è il cibo? A dove, no, a dove avete disegnato, sono fuori che pattuglio il corridoio. Ah, una cosa. Immagino silenziosamente clang clang. Infatti ci metto tantissimo tempo a ogni passo devo raccogliere e rimettere su. Una cosa che non ho detto del mio personaggio. Allora, a parte che io sono, ci possiamo anche descrivere, no? Sì, assolutamente. Sì. Allora, io sono una specie di omuncolo piccolino. Il mio corpo ha le dimensioni di quello di probabilmente un bambino di una decina d'anni, però ho un enorme cranio rigonfio.
che è tenuto insieme da una striscia di argento ossidato che ne riempie le crepe. Inoltre, attorno al mio collo pende un simbolo che è identico al pentacolo che c'è all'interno della stanza delle statue, e che quindi noi sappiamo essere la stella di David, ma io sono convinto abbia la stessa identica forma del pentacolo. E quindi questo significato è andato perduto. Sì, io non so che cosa significhi, però mi fa sentire molto importante. Ok. E poi ci rimane Gianni. Yes. Allora, la domanda è: cosa raffigura l'intricato mosaico che ricopre il pavimento? Allora, l'intricato mosaico che ricopre il pavimento sta nella cappella che ho disegnato. E il mosaico raffigura il codice, quindi un enigma da risolvere per capire come spostare l'altare e andare sotto nel passaggio segreto nella sala pentacolare. Un mosaico indizio. Esatto. Indizio passaggio segreto. Se ne faccio l'Instagram. Andate. E mi servirebbe il manuale. Non notate la presenza ingombrante di Roberto. E tu dove sei in questo momento? Allora, io sono... Pagina 9. Io sono a pagina 9, è interessante. Io sono incastrato tra l'altare e il passaggio sotto l'altare. Quindi sei incastrato qua dentro. Esatto. Strisciante. Ecco perché. Ma strisciante in che senso? Sei una specie di serpente di ossa? No, o... sono gobbo. Ah, sei proprio gobbo. Sono piegato a 90. Probabilmente è uno... Igor. E che cos'è che hai addosso? Ho addosso i resti di una giacca impellicciata e in pugno un coltello scheggiato. Ok. Allora, una volta disegnati gli scheletri e la mappa, spegnete le luci e traete un lungo respiro. Dato che non possiamo spegnere le luci, chiudiamo gli occhi. Aspetta, faccio prima il post? O dopo? Dopo. Chiudi gli occhi, fai un bel respiro. Pronunciamo la frase: guardiani scheletrici, animatevi a difesa della tomba. Un intruso sta violando il sepolcro. A questo punto dobbiamo scegliere chi sono gli intrusi di questa prima fase del gioco. Un ratto di tomba. Proprio un ratto. Un ratto. Un tombarolo principiante o uno spirito del luogo disturbato dalla tomba di recente costruzione? Uno spirito del luogo. Beh, di recente costruzione, però questa mi sembra qua da tanto. Non lo sappiamo perché siamo scheletri senza ricordi. Ah, qual erano le altre? Un ratto di tomba o un avventuriero? Principiante. Esatto. Principiante. Importante che sia principiante. Secondo me andiamo, io inizierei come Dungeon Keeper, tipo il tombarolo principiante. A me va bene. Tanto mica troverai passaggi segreti. Sì, sì. Quando un intruso viola la tomba, gli scheletri scattano in azione. Essi sono maledetti, vincolati a difendere la tomba contro tutti gli intrusi con tutta la ferocia che rimane loro, per l'eternità. È l'unico momento in cui possono muoversi effettivamente, pensare e provare qualcosa. Tutto il resto è buio. Durante un incontro, gli scheletri possono comunicare tra di loro telepaticamente, discutere, fare piani, dimostrare limitata coordinazione. Devono sempre agire al fine di eliminare la minaccia alla tomba e sono incapaci di compiere qualsiasi azione che contravvenga a questo obiettivo. Da dove è arrivato il tombarolo? Ah, scusa. Possono dimostrare astuzia, ma non possono ignorare o aiutare un intruso. Certo. Finché ci sono intrusi presenti, gli scheletri possono anche ricordare frammenti del loro passato. Per la durata dell'incontro sono padroni delle proprie facoltà mentali, purché si preoccupino di eliminare le minacce. Una volta fermata la minaccia, devono ritornare immediatamente ai loro posti di guardia e restare immobili. Gli scheletri vincono gli incontri con gli intrusi, sempre. Tombaroli, bestie erranti e altri parassiti vengono ricacciati o uccisi finché non è più possibile farlo. Quando si raggiunge la terza parte del gioco lo vedremo poi. Okay. Ma quindi a queste domande quando le rispondiamo? Quelle a quando passa il tempo? Quando passa il tempo. Cioè quindi dopo l'incontro con l'avventuriero? Esatto. Adesso che è arrivato il tombarolo principiante, dobbiamo descrivere come ha fatto questo tombarolo. Ok. Mi serve il nome del... Ce l'hai scritto sulla scheda. Allora, come è fatto questo tombarolo? Della casa. È principiante? È un tombarolo principiante. Lui è un
è un giovane ragazzo appena uscito dalla pubertà, anzi in piena pubertà, che indossa degli abiti sgualciti e una giacca, una casacca da esploratore più grande, di due taglie più grande di lui. Io ho in mente una backstory per questa persona, ma voglio che arricchiate. Cosa mi dite di questo tombarolo? Beh, innanzitutto il fatto che sia arrivato qua attraverso il fiume solo perché era in un'altra tomba, è caduto in una trappola, il fiume l'ha trasportato sottoterra fino a questo luogo dimenticato dagli dèi, non fa presagire nulla di buono per lui. È sicuramente impacciato e lento di riflesso. Io lo vedo, quindi. Perché dove cascare? Perché se lui è arrivato da qui, dal fiume, probabilmente si sta come si dice, si sta tirando fuori dall'acqua a fatica sull'argine, e dato che io sono qui e mi sono svegliato attraverso... Ah no, perché quel passaggio è chiuso, è un passaggio segreto. Beh, non è detto che sia chiuso, è un passaggio segreto, magari è un passaggio segreto aperto. Sì, è vero. È troppo giovane per fare questo lavoro, sta dimostrando qualcosa a qualcuno o... Sì, sta seguendo sì. Le orme di qualcuno più esperto di lui. Qui è evidentemente uno che si è cacciato qua perché è innamorato di qualcuna e vuole dimostrarle che sa fare delle cose che normalmente fa il personaggio che sarebbe il suo rivale. Quindi mi viene in mente uno sfigato che vede una tizia, una donzella della sua cittadina che ama quello figo che va in giro a fare qualche impresa, magari delle imprese del cazzo. Però lui è ancora più sfigato e non riesce a farle, e quindi per fare questa cosa si è andato a cacciare nel più grande casino della sua vita. Ovviamente lei non sa. No, niente. No, ovviamente. L'ha fermata per strada e le ha detto, perché io riuscirò a questo e quell'altro e poi... E lei si è voltata e si è completamente dimenticata di lui. E certo. Non sa che è sparito da due settimane dal villaggio. Esatto. Quindi è pieno, probabilmente pieno di graffi, contusioni. È bagnato fradicio, esattamente. Continua a starnutire. L'armatura è una roba mai vista, cioè inguardabile, nel senso. È probabilmente una padella legata al. Sì, esatto, tipo Super Fantozzi, ferri da stiro ai piedi, cioè cosa. È un personaggio dei livelli intimi, di quelli che non arrivano al primo livello, esatto. Però. È uno dei 99 che non diventano eroi. E sta proseguendo nel suo cammino lungo il corridoio molto stretto che porta verso il passaggio segreto che arriva direttamente dentro la tomba. E infatti io, sentendo i rumori, inizio a cercare lungo la parete di arrivare da questa persona, perché uno dei miei problemi è che io non ricordo più nemmeno il mio nome, dato che non ho più la testa, non so più chi sono. Giusto. E sto cercando qualcuno che sia in grado di dirmi chi sono. Non posso parlare con nessuno, quindi questo è un altro problema. Però telepaticamente con noi sì. Con voi, ma non con lui. Certo. Quindi quando lui apre la porta del passaggio segreto e tu sei lì dentro a fare cosa esattamente ancora non lo so, io sto entrando con la testa, con l'elmo sotto braccio, mettendomelo all'ultimo perché non voglio farmi vedere da te senza elmo. Certo. E mi sto dirigendo da lui con il simbolo sacro in mano, e tu senti che dico, io chi sono? Dimmi il mio nome. Ma... e lui sente solo delle ossa che gioia. Voi mentalmente nel frattempo sentite, chi è entrato? Dove? Ragazzi, che non si chiude. Qualcuno mi tira fuori di qua? Per favore. Di qua dove? Dove? Continui a dire di qua. Ma troppe frecce. Potrebbe essere anche di là. Sono solo 207 anni che sono qua sotto. Io, quando mi sono attivato, ovviamente ho fatto conto, non so cosa stai facendo di preciso. Quello che sto facendo di preciso è ciò che faccio di solito per cercare di sbarazzarmi degli intrusi, quelli senzienti. Io, a differenza di voi, non ho un allungo particolarmente di riguardo, non ho armi tremende, non ho un aspetto, ma
ho un aspetto terrificante, perché io sono ributtante a vedersi, ho questo cranio idrocefalo, questo corpo da bambino e sono molto inquietante, e di conseguenza faccio affidamento su questa mia caratteristica, anche perché io ho una percezione di me incredibilmente alta, cioè io sono come Chihuahua. Esattamente, sono esattamente, sono che hanno una testa incredibilmente grande, un corpo incredibilmente piccolo e una sproporzionata considerazione di se stessi, perché io sono convinto di essere nato da una aspirazione di cattive intenzioni, promesse infrante, cattivi comportamenti e qualche gufo, e sono assolutamente sicuro di essere una creatura aberrante e abietta, e quindi lo farò scappare. Quindi io, senza particolare riguardo, sono davanti al passaggio segreto nella mia posa più raccapricciante, con la mia espressione più raccapricciante. Basta possibile. Stare fermo, quindi. Basta stare fermi. Esattamente. Io, sentendo che lui ha chiesto aiuto, inizio a dirigermi come solito verso le parti interne, però sapete che ci vogliono ore e ore, di solito finisce l'intrusione prima che io arrivi all'ingresso del passaggio segreto, perché devo farmi tutto il corridoio dove continuano ad arrivare frecce che si attivano. Tanto sono infinite. Sono infinite? Ma ecco perché tu hai lo scudo torre pieno di frecce. Non sono degli avventurieri, sono degli scudo frecce. E quindi ci metto tipo 10 minuti per fare ogni linea, perché invece poi arrivano solo dal lato opposto, quindi con lo scudatore sei tranquillo, però ci metterò parecchio tempo. Ragazzi, ma no, aspetta, noi non possiamo evitare l'intruso. No. Cazzo. No, però puoi arretrare per attirarlo in una trappola. Basta che sia focalizzato a tirarlo fuori. Cioè a farlo fuori o buttarlo fuori. Creatura strisciante, dove ti trovi? Cercherò di liberarti prima che questo intruso venga scacciato. Intruso? Dove? Chi è? Arrivo. All'ingresso, vicino al... Non lo so, dunque fammi ricordare, io stavo mettendo a posto i candelabri, mi sono sporto un attimo, ho tirato giù quello di destra e si è aperto un buco, sono caduto giù. Sei vicino all'esagono col pentacolo. Non lo so, è buio. Ci vediamo al buio noi. Ah, è vero, sto guardando non per terra. Non abbiamo gli occhi. L'intruso ha gli occhi? Ma io dov'è? Io qui ancora vedo per chi poco. È. E io arrivo. In quel momento lo prendo per un braccio. Inizio a dire: dimmi il mio nome, e inizio a strangolarlo. Perché non puoi parlare. No, non ho la testa. Esatto, dovresti provare a scriverlo. Allora lo tengo per il collo mentre lo stringo sempre un po' di più. E con il dito scrivo sulla roccia, incidendo proprio la roccia. E adesso capite anche perché un po' quella sagoma non si capisce più da tutti quelli che arrivano da quasi. Io continuo. E gratto via un pezzo di muro ogni volta. Nome. Ti chiami Marre, ieri mio fratello. Peraltro la tosse per davvero non mi fa bene fare questa cosa. Non lo sento neanche perché non ho le orecchie, quindi continuo a stringere. Sto arrivando. Sentite il suo osso. Ancora un attimo. E anche mi spengo. No? No, devi tornare alla postazione. Devi assicurarti che magari non ci sono altri intrusi. Strisciante. Mi chiamo Cimurro, non mi chiamo Strisciante. Ma ti qualifico. Io pattuglio per un po' il corridoio tenendolo per il collo e portandolo verso le prigioni, dove è giusto che un prigioniero stia. Dov'è ora finché l'intruso? Che non vorrà rispondere. E dove senti raschiare nel muro? Arrivo. Apro la grata e ti butto dentro il cadavere dicendoti mettilo insieme agli altri. E tu vedi che io... Non vedo un cazzo. Giusto? E tu senti... No, è vero, senti un cazzo. Allora niente. Beh, sì. Voi sentite solo dal fondo dei rumori di qualcosa che viene trascinato via. Aspettatemi, arrivo. E poi sentite di nuovo che continua a scavare. Io invece ti apro. Cioè, non fisicamente, nel senso, apro il passaggio. Mi apri in due come una mela. Cioè.
In realtà non per liberare tema, perché voglio andare a vedere se nella stanza esagonale col pentacolo, che non è una stella di David, come quella che indosso al collo, ci siano degli intrusi. Che tra l'altro ho addosso anch'io, perché io ho un simbolo sacro in mano. Ah, ok. No. Quindi il passaggio si apre davanti a te. Ok. Dov'è l'intruso? Chi è? Arrivo. Lo ha preso il senza nome. Ah. Senza testa. Torno. Beh, anche senza nome. Ne hai due per tutti e due. Io ho più testa di tutti voi messi insieme. Torno nel corridoio allora. Non c'è più un intruso. Non arrivo. Io invece quando vedo che si apre il passaggio faccio cucù. Ma siccome sono piegato a 90 gradi perché... così esco solo con la schiena e non faccio il cucù, tipo si vede la colonna vertebrale. Esatto, si vede l'arco della colonna vertebrale sotto la giacca. Cucù. Molto spaventoso. Grazie testone. Buon riposo. Il mio nome non è testone. E a questo punto, mentre torniamo a spegnerci, prima di iniziare a fare il passaggio del tempo, dobbiamo scegliere l'assassino o gli assassini. Devono rispondere a due, da due tabelle differenti, domande scelte dalle tabelle della tomba. Ok. Chi sono gli assassini? Lui l'ha ucciso. Tutti noi siamo assassini. No, è chi l'ha ucciso. Allora tu. Devo rispondere a due domande, ma risponderemo probabilmente insieme. La prima sono sei domande, quindi dammi un dato da sé. Quelle adesso quando passa il tempo. Mi dai uno di quei dadi del dungeon? Tieni caro. Anche in... Grazie. Perché le tiro a caso. Nella miglior tradizione di matto. Due. Una cosa che gli scheletri stavano proteggendo è andata perduta. Rubata o solo scomparsa? Di cosa si trattava? Della cosa al centro del pentacolo. Cosa c'era al centro del pentacolo? Beh, aspetta, però deve starci in quello che è successo. Quindi o è entrato qualcun altro di nascosto. Non lo sappiamo ancora. Perché noi non abbiamo potrebbe memoria. Anche essere scomparso mentre noi eravamo spetti per altro motivo. E la domanda numero 5 della seconda tabella è: un aspetto del passato di uno scheletro viene accidentalmente rivelato. Di che si tratta e perché è stato celato? Annotiamolo sulla mappa. Beh, facciamo anche quello a caso, no? Tirata a caso? Scusate, no, lo scheletro. Ah, ok. Oppure tu che l'hai ucciso. No, tiriamo a caso. Se esce fuori uno si ritira. Se esce sei. No, fumble. Due, mio. Quindi prima però qual era? Allora, prima è scomparso cosa è qualche rubato? Cosa. Ed è scomparso, abbiamo detto, dal centro del pentacolo. Dal centro del pentacolo. Da qui è scomparso. È scomparso un monile di giada. La giada ci piace, ma una bella statuetta di giada. Di un elefante. Che raffigurava esatto che cosa? Ma in mezzo a stanze di angeli e demoni, mettiamoci qualcosa di votivo. Di giada, tipo un idolo. Ma anche scusa, quegli idoli aztechi. Io direi però lasciamo idolo, poi vediamo se. No, di giada. Un capro. Sulle corna un pentacolo e in petta un esagono. Un idolo. Perché no? Un idolo, però. Quindi potrebbe anche essere Freddie Mercury. Cioè potrebbe... un idolo qualsiasi. Ok, mentre... Che cosa è stato rivelato invece di testa grossa? Forse diceva a te che sei Murray e che eri suo fratello. Non a me. Come funziona questa cosa? Che noi rispondiamo proprio alla domanda completamente, che ci raggiochiamo, oppure che... Devi rispondere alla domanda. Cosa è stato rivelato di me, sì, che prima non era, che prima era celato? Accidentalmente. Un aspetto del passato di uno scheletro viene accidentalmente rivelato. Di che si tratta e perché è stato celato? Secondo me, Murray sei tu. Il perché sia stato celato, O magari Murray è il nome della tua famiglia. Ed è stato celato perché sei caduto in disgrazia. È successo o perché qualcosa. Eri un bambino deforme e hanno cercato di ucciderti affogando. Stavo pensando a una cosa simile. Cioè, lui. Io non ve l'ho mai voluto dire. Ah no, aspetta, io non me lo ricordo, quindi è per quello che non ve l'ho detto. Però. Murray. Scusa, è il mio nome per dirti il perché il tizio parlava di quella, detto quel nome.
perché lui si era innamorato, voleva fare lo sborone facendo vedere, ma questa potrebbe essere collegata alla tomba alla tizia che lui ama. E quindi ha detto: ah, vado a recuperare. O a recuperare le ossa, oppure a vedere se ci sono ancora, se c'è qualche monile, se c'è qualche tesoro. Marre, allora, mio padre era venuto qua per cercare il coraggio di porre fine alla mia miseria, perché io ero un bambino idrocefalo deforme di merda, anche un po', mi stavo anche un po' sul cazzo perché ero insopportabile anche da bambino. Ci marciavo un po', e di conseguenza cosa è successo? Che lui mi ha voluto affogare, e non trovando il coraggio di farlo vicino al paese, è arrivato vicino alla tomba dell'eroe per poi piangere la sua miseria. Magari anche darti la colpa che ti eri allontanato senza che lui te lo dicesse. Esatto. Wow, che bella gente anche nei giochi di ruolo. E che buon vino. E che buon vino. A questo punto, dato che abbiamo risposto alle domande, passa il tempo. Questo vuol dire che dopo ogni incontro scegliamo un periodo di tempo dalla relativa tabella del passa il tempo e seguiamo le istruzioni. Anche qua ce ne sono 6 e io tirerei a capo. Guarda, rispondi a questa domanda: quando passa il tempo, qual era il tuo nome? Marre. Ok. Beh, tu si puoi rispondere a quella. Mi sembra sensato. Io in realtà volevo rispondere alla terza. Oppure la tiriamo a caso? Ma bisogna rispondere a tutte. No, quelle che sono della nostra sera le scegliamo. Ok. Io rispondo a: quale soprannome ti sembri dato in vita a descrivere il tuo più grande successo? Questa è una cosa su cui rifletto mentre dopo che mi sono addormentato, giusto? O sì. È una cosa che sanno tutti? No, è una cosa che o rifletti o ricordi adesso che okay. Sei sveglio. Il mio soprannome, che era il braccio destro dell'eroe, che si è meritato in vita, era il più grande successo perché era riuscito a diventare lo scudiero dell'eroe. Ok, io invece risponderò a: quale cosa di questo luogo hai amorevolmente costruito con le tue mani? Scegli fra quelle che sono state già introdotte, se possibile, e annota la risposta sulla mappa. Quello che io ho costruito amorevolmente, in un certo senso... Tra l'altro ho fatto la foto all'inizio, vediamo come sarà la fine. Ah, giusto. Sono le urne cinerarie. Dentro le statue. Dentro le statue, che io ho riempito con le ceneri di non mi ricordo in questo momento più chi... ma so di averle riempite io e di averle nascoste io dentro alle statue quando okay. Ero ancora in vita. Bel lavoro. Voi due invece? Io, chi o cosa ti ha portato in questo mondo? Un patto tra un uomo e un demone. È giusto perché tu sei l'orrore. Ti ho cambiato. Qua anche io. Un collezione, cioè ho anche un appassionato di tassidermia. Seconda, quelli che mi montano le cose diverse. Esatto. Tipo lo scoiattolo. Il ratto scimmia. Lo scoiatto volpe. Io invece rispondo: volpattolo. Perché hai trascorso tutta la tua esistenza muovendoti a quattro zampe e camminando come un animale? Perché il mio padrone, che è colui che ha creato questa tomba, mi ha messo addosso questa giacca di pelliccia dentro la quale c'era una sorta di maglia che mi teneva costretto a muovermi a quattro zampe. Perché sul dark, cazzo, fisicamente ero molto più grosso di lui e lui aveva paura di me. E allora per costringermi a stare dentro alla cappella a fare il guardiano della tomba mi ricorda alcune puntate di Mila e Shiro. Gli allenamenti di Daigo Daimon. Esatto. È per il tuo bene. Ora prendi questa palla medica che ti lancio da 70 kg. Da 70 km in bagger. E te la lancio con il cannone, quello, sì, da baseball. Esatto. E poi quando era dilaniata alla 704esima ricezione, arrivava col bastone da kendo e gliele dava. Era veramente un uomo. La morale che si imparava da quei cartoni. Allora, intanto salutiamo anche Martina che vorrebbe ascoltarci, ma sta giocando anche a D&D, quindi... Gioca a D&D, ci ascolterai poi. Esatto. Deve passare il tempo, e ci sono diverse quantità di tempo che possono passare, ma io farei come abbiamo fatto finora e tirerei a caso. Bomba. Tanto sono sempre 6. 5. Passa un anno. Oh. Ducoglioni. Spegniamo le luci e rimaniamo seduti in silenzio per 40 secondi. Noi rimarremo seduti in silenzio... po' meno di 40 secondi. Una ventina. Beh, 40 secondi di podcast in silenzio. C'è la musica di sottofondo dei dungeon, però. Anzi, la alzo un momento. Ah, no, scusa. Pronti? Via.
guardiani scheletrici, animatevi a difesa della tomba. Entra un nuovo intruso e rimangono quindi da scegliere o i ratti di tomba o lo spirito dell'uomo. E ripartono le trappole. Ripartono le trappole. Io direi lo spirito dell'uomo. Sì. Come riusciremo a cacciare questa antica e immateriale presenza? Se lo vogliono, tutti possono rispondere a una domanda. Scegliete una domanda dalla tabella Gloria Spiadita o la risata degli dei. Subito anche. Subito. Una delle due, tiriamo a caso tutto. Ognuno può scegliere una domanda, quindi. Ok. Allora, innanzitutto, chi è lo spirito del luogo? Lo spirito dell'eroe. Lo spirito dell'eroe. Che? Aspetta, quali sono le domande che devo rispondere? Sono tra due elenchi, no? Sono due elenchi da cinque domande ciascuno. Cioè, vogliamo leggere tutte così? Io tiriamo a caso. Ah, ok. Beh, quindi spirito. Tira prima pari o dispari per uno all'altra. Sì, no, era per definire prima chi era lo spirito dell'eroe. Ah, c'è quella di base. Lo spirito dell'eroe. Poi lo vediamo se i dettagli ce li fa aggiungere le domande. Esatto. Spirito dell'eroe. Tirerò per primo a caso io e sceglierò la risata degli dei. Ah, non la tiriamo a caso la tabella? No, io scelgo la risata degli dei perché mi piace il nome. 6. La magia che anima uno degli scheletri, ma non il suo obbligo a prestare servizio, inizia a cedere. Qualcuno si offre volontario o tiriamo a caso? Tiriamo a caso tranne lui, direi, che ha raccontato qualcosa di... E allora 5-6 ritiriamo, 1, 2, 3, 4. Che? 1. La mia magia inizia a cedere. Già funzionavi bene prima. Benissimo. Infatti, esatto. È il prototipo dell'efficienza. Quindi vado più a scatto. Direi anche perché una parte, almeno quella fisica, è che a furia di portarti per un anno, in questo caso è per decenni, un elmo sopra appoggiato sulle ossa, ti si sta spaccando di fianco al collo. Guarda, mi spacco direttamente io delle ossa. Ti si stanno spaccando. C'ha un vantaggio però. Non ti cade più l'elmo. Ti un po' infossato. Perché si è incastrato tipo nelle ossa, però ti muovi un po'. Sei okay. Un po' rigido sulle scapole. Ma Roberto, tu come stai quando lo spirito dell'eroe, che peraltro aveva uno scudatore pieno di frecce, si anima? Me ne accorgo, dici? Ma ci svegliamo tutti. Ci svegliamo tutti, diciamo che questo... E la mia prima domanda sarebbe, un intruso, chi è? Innanzitutto dove compare? Arrivo. Dove compare? Compare dove è stato rubato l'idolo. Giusto. Ok. Giusto. Diciamo che compare lì, ma è apparso nella tomba. Se è proprio dove compare, la direi nella tomba. Si è svegliato lì. No, Però poi è scomparso. Però è andato direttamente. Si è apparso subito e è riapparso lì. Ok. E la mia prima domanda è perché io non me ne accorgo, perché io devo vederli a vista. Quindi è intruso, chi è? Dov'è? È sparito, è comparso, si è sparito. Arrivo. E mentre... un disco rotto. A questo punto scegli Gloria Sbiadita o risata degli dei. Gloria Sbiadita a questo punto. Vai. Il 2 è già stato usato. 1. La magia che obbliga uno degli scheletri a servire inizia a cedere. Che è il contrario del mio. Io sono obbligato a servire anche se funziono male. Io mi offro di voi invece no. Io mi offro volontario. A me va bene. Beh, ci sta se questo è lo spirito. Perché dopo che arriva verso la cosa, continuando a chiedere almeno 5-6 volte chi è l'intruso, arrivo. Apre la porta. Vede lo spirito. Finalmente. E va per porgergli lo scudo. Ah, che quindi è contrario al servire perché lo sto aiutando. Certo. Ed è un intruso. Però molto scudo. Lentamente. Voi? Cosa sta Io sto cercando succedendo? Di dilaniare la porta. Però ha una resistenza troppo forte, è fatta per tenermi dentro. Ok. E quindi torna a riscavare qua giù, prima o poi ce la farò a finire. Beh, non è un muro così spesso di lì. No, infatti, ma prima o poi finirà. Io mi sto invece recando verso il pentacolo. Penso che ti incontro. Eh sì. E allora che cosa fate quando vedete che lui sta consegnando lo scudo? E gli dice... Allo spirito... Intruso. Che vi ha svegliato. Sono arrivato. Questo è vostro. Almeno stavolta.
Folle, cosa stai facendo? Cimurro, aiutami! Questa volta... non lo prendo. Non lo senti da me. Possiamo ricordare qualcosa mentre succede questo? Sì. Questa volta non lo prenderò per me. Questa volta so che voi potete usarlo meglio. Ma non è contrario al nostro credo? Intruso. Regalare le cose alle persone che entrano? Intruso, è qui. Lo vedo, arrivo. Uccidilo. Distruggilo. E gli porge lo scudo. Ah, mamma mia. Il padrone si arrabbia se questa cosa si scopre. Però potrebbe anche essere il suo modo di congedarlo. Perché è una spoglia del passato che gli apparteneva. E forse lo potrebbe mettere in pace. O forse potrebbe farlo incazzare come una bestia e renderlo molto più potente. Chiedetemi se sa il mio nome. Tu conosci il suo nome, Spettro? Però non ti indico. Io trotterei altrove nella sala del Pentagono, facendo tipo 3 o 4 giri. E in quel momento, no? Quando il cane va a fare la pipì per la prima volta, che comincia a girare, correre. Vedi che lo scudo glielo sta dando così adesso. Non sembra interessato a prenderlo, però glielo sta dando così. Come reagisce lo spirito a questa cosa? Gli passa attraverso. Ah, perché è fisico. Io mi avvicino trotterellando, arrivo fino a lì. Io non sono immateriale, mi stai facendo venire il mal di mare. Lo spirito sta facendo si chiama metodo Robè. Metodo di recitazione. Prima o poi capiterà, succede che io diventerò un spettro. Allora, chi è? Aspetta, io voglio rispondere a una domanda. Vai, dai, la tabella gloria sbiadita o la risata degli dèi? La risata degli dèi. Tira. 5, 6 già usati. 1. L'arma di uno scheletro si rompe, si piega o diventa inutilizzabile. Beh, lo scudo. Lo scudo. Un scudo. Evidentemente. Quello che succede è... Ma io ho anche un'ascia. Ma gli stai dando lo scudo. Ma lo scudo non è un'arma. Lo scudo è un'arma. Hai mai visto 300? Allora, lo spettro, che è ancora confuso... in realtà si sta dannando per cercare si sta andando attorno all'idolo scomparso, alla zona dell'isolo scomparso, e continua a guardarsi attorno, e lo scudo gli passa una volta, due volte, tre volte, quattro volte attorno, e fa svolazzare la sua essenza, involute che lo rendono sempre più incorporeo. E a un certo punto reagisce con rabbia e contrae la sua forma attorno allo scudo, che comincia a scricchiolare e si spezza a metà. E la sua voce tuona all'interno della stanza esagonale, perché non so contare, che contiene il pentacolo, che non è la stella di David, e grida: l'idolo è stato rubato! Mi sono svegliato per vendicare. Mi sono svegliato per raddrizzare il torto subito. Hai spezzato in due lo scudo con quello che è rimasto. È tuo. Prendilo. Chiaro, sono arrivato. Sì. Secondo voi può diventare corporeo? Cioè, come gli spettri che hanno la possibilità... In ira. Ok. Questo non è più mio, è di colui che ero, non di colui che sono diventato. Io sono vendetta. E lo lancia via. E lo lancia dall'altra via. Parte della stanza, che se lo schianta, il scheletro è molto forte. Si ferma, si gira. Devo prendere lo scudo. Arrivo. Inizio ad andare verso lo scudo. Nel frattempo io arrivo nella stanza, ti sbatto contro perché inciampo dentro di te, mi cade l'elmo di testa. È arrivato. E dall'elmo cade fuori l'idolo, che si frantuma mentre cade. Oh, cazzo. Frantumi. Oh oh. E in quel momento lo spirito... Prima di sparire. Prima peggio. Prima qualcuno di voi vuole rispondere a una domanda. Io sì. Sì, devo rispondere solo due. Devono, vogliono, possono. Vabbè, più figo. Gloria sbiadita. Gloria sbiadita. 6. Qualcosa che gli scheletri stanno proteggendo resta danneggiato. ok. L'idolo, perfetto. Ah no, è già fatto però.
Scegli qualcos'altro che stavamo proteggendo e che rimane danneggiato. Il sarcofago. Io sto andando a prendere lo scudo ignorando le urne. Il sarcofago. Perché non siamo nessuno è lì. Il risveglio dello spirito ha smosso la tomba. Quindi l'energia. A un certo punto le volte che stanno sopra il tesoro collassano, crollano su se stesse, il tesoro viene completamente sepolto da macerie e una parte dei forzieri che riportano i trilioni di dobloni di maroni non sono più apribili, nel senso che sono coperti da pietre troppo grosse. E nel frattempo io ho preso lo scudo, sono andato dove ci sono i pezzi dell'idolo. La stanza è in disordine, ci penso io. Prende tipo scopettoni i pezzi dell'idolo, va verso il centro dei pentacoli e li rovescia dove prima c'era l'idolo. Io mi volto verso di te e ti dico: folle, non sai che cos'era quell'idolo? Tu vuoi rispondere alla domanda? Sì. Quale delle due? Gloria fomentata o ira degli smodati? Risata degli dei o Gloria era dei fomentati. Risata degli dei comunque. No, ira degli smodati. Ira degli smodati. Tre. Era incredibile per quel mezzo secondo in cui le parole si collegavano nel vostro cervello. Era così. Un ricordo che uno scheletro aveva precedentemente recuperato gli sfugge di mente ed è perso per l'eternità. Non mi ricordo più che mi chiamo Mario. Non mi ricordo, è l'unica domanda a cui ho risposto. Uno si offre prima. Volontario. Quindi non mi ricordo più che uno sono. Uno si offre volontario o tiri casuale. Come ho fatto prima. O se uno si offre volontario di voi tre. O anche Claudio. Io, perché vedendo lo spirito, quando poi mi è caduto l'elmo e mi sono rialzato e sono stato in presenza dello spirito, mi è tornato in mente perfettamente chi ero io in vita e adesso è perso per sempre. Perché lo spirito, quando si infuria e rilascia tutta la sua energia in un'ondata di luce bianco-giallastra che inonda tutta la stanza, monda i miei ricordi da tutto quello che poteva essere deleterio, compreso il chi ero. E mentre i cocci del resto cadono dentro, alcuni cadono fuori, quelli che sono caduti dentro, lo spirito inizia a smaterializzarsi. Però è ancora lì, perché io sto raccogliendo uno a uno quelli che sono caduti fuori, sto facendo plink, plink, e piano piano svanisce sempre di più. Fino a che tutti i pezzettini non vengono a far niente, messi in mezzo. E io penso che forse di avvicinare. L'unica cosa è che, finito di fare il mio giro, vado verso il passaggio segreto che porta ai corridoi delle frecce. Solo che siccome la leva, cioè il meccanismo che lo sblocca, è in alto, io so perfettamente dov'è, ma io sono piegato, continuo ad andare contro la porta e sbattere la testa, perché dico: è lì, passaggio, boom. Ma si apriva, boom. Posso aiutarti? Ma si apriva, io, boom. Posso aiutarti io? Alzo la mano e non ci arrivo. Oh, e riabbasso la mano. La scena è lui così e io che continuo a sbattere la testa contro il muro galoppando. Tanto paradossalmente tu riusciresti a passare illeso, perché sei esatto, sono quindi il pezzo sopra dello scudo si è disintegrato, si è spezzato in due. Penso grosse schegge, perché lui era la dentro di lui e lui ha contratto la sua essenza. Ok, allora lui si prende le schegge, se le infila tra le costole, prende l'altra metà dello scudo, l'ultima che è rimasta, e inizia a tornare verso il passaggio che deve proteggere. Che comunque è uno scudo, metà di uno scudo torre, metà, comunque sì. Uno scudo. È uno scudo normale. E alla fine sarà fatto di frecce, sarà ricoperto di frecce. Io penso di aver finito di aprire un po' del mio buco nel muro. La prossima volta qualcuno potrebbe vedere. Esatto, sei libero di passare da una parte all'altra. Ma tu ti potresti descrivere come orrore? Come orrore ho l'aspetto di un canide, però sovradimensionato e con sei zampe. Due casse toraciche e degli amuleti sulle braccia, sulle zampe. Fino a sei zampe mi sono detto, se ti dice, c'entri qualcosa col petrolio e la benzina. Invece, no. Due casse toraciche, mamma mia. E ma sono monili, cioè... Questi monili che hai sulle braccia sono di argento con delle pietre verdi o blu su, iridescenti, non si capisce bene di che colore sono. Anche il cranio è canide? Sì, e c'è una pietra incastonata anche lì sopra. Schifo. Sì, forte. E
mentre torniamo ai nostri posti, passa dell'altro tempo. Tre. Una settimana. Chiudiamo un attimo gli occhi. Guardiani scheletrici, animatevi a difesa della tomba. E ci spostiamo alla seconda parte del gioco, che non è più la tomba scoperchiata, ma è il tempo della polvere. Gli intrusi che possono arrivare adesso sono una famiglia che cerca riparo. Si trova l'orrore, te lo immagini. Una coppia di tombaroli professionisti o dei ragni di tomba giganti. Alla famiglia. La famiglia tutta la vita. La famiglia, siamo assolutamente. Tutti d'accordo. La famiglia. Sono rifugiati? Mostri? Se lo vogliono, tutti possono rispondere a una domanda della io vostra. Sì. Io voglio rispondere a una domanda, sì. Anch'io. Della tabella, sempre. Se qualcuno uccide la matriarca, può rispondere a due da due tabelle differenti. Ma una domanda ora possiamo rispondere? Ah, quando passa il tempo rispondiamo a una domanda su di adesso noi. Adesso, no? Dobbiamo rispondere a una domanda su di noi, anche, sì. Allora. Io voglio rispondere a che legame hai con coloro. Ah no, che hai appena ucciso, scacciato, ma non li ho scacciati io. Abbiamo scacciato insieme il mostro sì. Sì, il mostro allo spirito? Beh, sì, è stato uno sforzo condiviso, esatto, da parte di tutti. Allora, un grandissimo sforzo nell'idiozia. Murray idolatrava questo grande eroe e voleva essere come lui. E, quando era piccolo, perché per quanto fosse uno di quei, come si dice, di quei cioè nel senso di quelle persone un po' tignose che avevano un pessimo carattere, alla fine voleva semplicemente che qualcuno gli volesse bene e voleva essere, cioè chiaramente sognava di essere un eroe grande e possente, però era piccolo e deforme, faceva cagare e quindi nessuno lo cacava. Quindi quello che mi ricordo, i ricordi che mi ha suscitato sono quando facevo il suo cosplay, mi vestivo come lui, uscivo in strada perché mia madre non mi vedeva, non riusciva a proteggermi da questa cosa, e tutti ridevano e io diventavo sempre più incazzato e sempre più arcigno e odiavo sempre di più la gente, e quindi mi ricordo come sono diventato cattivo e come mio padre è arrivato a odiarmi. Io invece risponderò a chi mi ha reciso la testa e perché. Perché quando quell'ondata mi ha mondato dai ricordi di chi ero io, non mi ha tolto la paura e il rispetto che devo portare verso il mio vero padrone, che è colui che mi ha reciso la testa. E ho un'unica visione di questa scena. Appena finite di sistemare le urne cinerarie all'interno delle statue, mi sono proprio inginocchiato al centro del pentacolo e l'eroe, che è sepolto in questa tomba, mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto: so che lo stai facendo per tutti noi, prima di decapitarmi, e ho visto giusto con la mia testa che rotolava qualche metro in là il mio corpo cadere e iniziare a riempire di sangue il pentacolo che c'è per te. Ok, e io mi attacco a questo. Quale cosa di questo luogo è stata creata assieme a te? Scegli fra quelle che sono state già introdotte, se possibile. La stanza del rituale è stata creata assieme a me e tramite il tuo sacrificio ha dato la carne, le ossa e il sangue per creare questo orrore che doveva proteggere quel luogo, però non si sa perché, lui non ha memoria del perché è stato imprigionato qua dentro. Bomba. Io invece rispondo a che legame hai con coloro che hai appena ucciso o scacciato, che ricordi ti hanno suscitato. Per dire un po' di più, il legame è che appunto ero il suo scudiero, fidato, il migliore di tutti, il più nobile del mondo, che ricordi mi hanno suscitato di mancanza, perché quando nel momento decisivo dovevo portare, mentre eravamo bersagliati dalle frecce, lo scudo all'avventuriero, al grande eroe, mi ci sono riparato io contro dietro, nascondendomici, e sono morti tutti presi, trafitti dalle frecce, lui e quelli che dovevano proteggere.
Benissimo. Però mi fa anche pensare lievemente, perché è la, sai, la morale quella ormai deformata dall'essere scheletro da tanto tempo, che adesso sono diventato molto più bravo a bloccare le frecce. E perché prima, quando mi sono riparato dallo scudo, è stata la prima freccia che è arrivata che mi ha ucciso. Bravo, bravo. Grande roba. Ma adesso riesco a farmi tutto il corridoio con le trappole senza prenderne neanche una. Io risponderò a quale cosa di questo posto odi e disprezzi, ne sai il perché. Io odio la sala del sarcofago, perché c'è sepolto l'eroe. Se non ci fosse il sarcofago e l'eroe, io sarei stato da un'altra parte invece di stare qua a strisciare e a fare la guardia a questa roba, da vivo e da morto. E qua anche da vivo, è vero. È per quello che hanno fatto una specie di cane. Esatto. Anche. Esatto, poi hanno visto il risultato e hanno detto: no, prendiamo uno e facciamo un cane da questo qua. Ottima idea. Il padrone è veramente uno stronzo. Lasciamola morire, è stata un mal di merda. Non possiamo. Tu sì. Hai iniziato a vacillare poi. Ok, allora possiamo rispondere tutti a una domanda. Mentre la famiglia trova rifugio. Abbiamo deciso la famiglia, quindi? Beh sì. Eravamo unanimi. Unanimi. Innanzitutto, sono dei rifugiati o sono dei mostri? Una famiglia di mostri. Secondo me è la famiglia dello sfigato dell'anno scorso. Sono i funghetti che si sono venuti a cercarlo. Infatti, hanno ripercorso le sue tracce, sono caduti anche loro come un gruppo di idioti dentro il fiume e sono arrivati alla Perché? Torre. Perché l'amata, quella che lui amava, all'inizio non gli dava corda. Poi quando ha visto che è scomparso e ha trovato la lettera che andava a visitare la tomba dei Marri e dei suoi antenati, hanno detto: cacchio, no, dobbiamo andare a recuperarlo. Ha messo da parte i soldi, ha pagato alcuni dei cugini, nipoti, per venire qui. Però adesso stanno cercando di farlo perché sono caduti in un buco. Chiamo mio cugino, che è un tombarolo bravo. E il fiume li ha trascinati via. Una famiglia di idioti. Sì. Quindi ci sono il padre dell'amata, uno dei cugini, l'amata, uno dei cugini. Sono due dei cugini. Due cugini, cugino 1 e cugino 2. Con un cugino non ci vai da solo. E quindi sono arrivati anche loro dal fiume. Certo. Ma questa volta loro non sono riusciti a uscire dal fiume subito e sono arrivati a sbattere contro la carriera. A causa della corrente. A causa della corrente, anche perché loro sono ancora più sfigati del loro predecessore, a quanto pare. E quindi il più lesto a rispondere è sicuramente il nostro orrore. Se uno è incastrato nella grata dalla forza della corrente e viene artigliato attraverso la grata. Però ci deve essere una donna, perché hai un premio se uccidiamo la matriarca. Infatti quindi... c'è l'amata. L'amata. Ah, l'amata. Che... amata, scusa. La madre è la matriarca. Domanda, si possono fare modifiche alla mappa? Scusa. No. Cioè, si possono fare se rispondi a delle domande. Ci sono delle domande. Si possono fare in conseguenza qualcosa che è successo? Tipo magari dire che adesso l'unico accesso è tramite qui, perché di là dove lui ha fatto crollare tutto è crollato? No, perché lui ha rovinato il tesoro. Ma se vuoi rispondere a un'altra domanda e scegliere una parte della tomba si è rovinata. Dove era? L'ho vista prima. Il luogo in cui lo scheletro di guardia viene ricoperto da detriti ed è impercorribile. Qua. Vabbè, allora vediamo se viene fuori quella domanda. Io la voglio fare a caso perché è più divertente. Chi è finito impigliato nella grata, con gli arti impigliati nella grata e soggetti alla tua ira funesta? Uno dei cugini, ovviamente. Mio cugino. Quello senza nome, perché è il primo che muore. Una volta sì. Ha detto che si è tolto l'elmo, non c'era la testa. Però sto sotto il ponte che c'è nella stanza, nell'acqua, e sto tenendolo per una gamba. In modo tale da... Intrusi, chi sono? Dove sono? Carne arrivo fresca. Oh mio Dio. Tung. Tung stang contro le scale. Ci mette ancora più tempo. Sì, perché ci sono mezzo scudo. Sembrano voglio... tanti questa volta, però non uno solo. Arrivo. Piccioni. Voglio fare una tirare una domanda, sempre tra quelle due? Sì. Hai detto piccioni. La seconda. Ok, tira. No, due. L'aspetto di uno scheletro viene modificato, magari marchiato dalla magia o dal fuoco o da qualcos'altro. O dalle frecce. Di uno scheletro. Mi una freccia nel ginocchio. Ma dove siete voi a riposare? Una volta era un avventuriero. Io nel tunnel, sotto l'altare.
Io sto pattugliando avanti e indietro, adesso andrò da quella parte. Io sto tenendo un cugino. E lui, mentre lui tiene il cugino, l'altro con un grosso bastone che stavano usando, sai, quelli un po' per saggiare. Ha funzionato proprio bene. Cosa che non ha funzionato molto bene. Vedi? Da due colpi fortissimi verso la faccia dell'orrore. E tu sei così, no? Col becco? No, sei testa di canide. Testa di canide. Ah, ottimo, quella testa di canide. Gli fa saltare alcune delle vertebre della colonna vertebrale che lo tengono sul cranio, e il cranio praticamente non ha più il collo lui adesso. Okay. Il cranio è attaccato alle zampe davanti. Sono una testa che tiene la gamba del cugino. Sì, no, perché ti spacca le cose, quello cade, il teschio, per magia dell'animazione degli scheletri, si riattacca, e è attaccato così, quindi sempre la sinistra sta tirando. Però no. Mi tengo, è anche più facile. Mi tengo la testa staccata, nel frattempo il corpo esce dall'acqua e passa dal buco che avevo scappato, così faccio scena horror. E quindi adesso c'è la testa che gli sta tenendo una gamba che lui non può tirare via perché c'è la grata. Sì, esatto. Ok, e tu stai facendo il giro da dietro. E quindi devono decidere se lasciare. Se è capitato anche tu. Sì. Però la testa ce l'ha lui. Però la testa ce l'ho. Chi vuole rispondere a qualcosa? Io. Vuoi tirare? Sì. Due, la risata degli dèi, tira. 6. La magia che anima uno degli scheletri, ma non il suo obbligo a prestare servizio, inizia a cedere. Chi? Io. Vieni consumata lentamente. Anche la mia tempo. Volendo. Perché? Mi stai massacrando la testa, anche la mia volendo. Mm? Perché? Cosa sta succedendo? Qual è il legame fra i nuovi arrivati e la tua... Pustorinizza. Perché c'è l'amata e dell'avventuriero precedente, e io prima di essere rinchiuso qua dentro ero innamorato di una ragazza, e poi sono stato preso dal nostro padrone, ho ricevuto il servizio che ho ricevuto, e il fatto che ci sia una ragazza giovane mi ricorda questa cosa, e quindi questa cosa mi muove un po' a diventare meno ricettivo nei confronti della magia. Ok, intrusi, arrivo. Non farai in tempo, come sempre. Io ho l'impressione che, senti, Freccione, starebbe ad aspettarli per spaventarli, non sarà. Ma non è che per il prossimo secolo puoi cambiare quello che dici? Tipo, non so, gente nuova, mi appropinquo. Mi appropinquo. Grazie. Io vedo se ce n'è anche per me. Esco dal passaggio e vedo se posso fare scempio di qualcuno. Perché io ho sempre avuto il sogno di riuscire a essere abbastanza grosso e robusto da fare scempio di qualcuno. In realtà... Ricordatemi di non dargli lo scudo. Giusto. L'ultima volta non è andata bene. Anch'io comincio a fare il giro, ovviamente. Domanda. Ah, giusto, domanda, anch'io voglio rispondere a una domanda. Vai. Qualcuno mi dia un death. Ah, tieni. Ce ne sono altri. Allora, una quella 3. Oppla. Gloria spedita. Uno, ancora uno, aspetta, ritiro. Altrimenti rispondiamo se 5. 5. Uno scheletro perde in maniera permanente alcune ossa. Quale parte del corpo ha perso? Oh, lo so io, perché io vado lì convinto di fare scempio dei corpi, ma loro sono spaventati, c'è l'orrore che si sta, come si dice, che si sta agitando a destra e a sinistra, ed è un turbine di artigli e tendini. Io mi avvicino cercando di prendere con le mie manine, io ti ho visto prendere il collo di cuori e spezzargli il collo l'ultima volta, voglio fare qualcosa di simile. Vado verso la matriarca, cioè vado verso l'amata, che mi sembra ovviamente l'oggetto della purezza, e di conseguenza la devo assolutamente corrompere, devo distruggerle la vita, però lei ovviamente è troppo alta, quindi io mi avvicino con le mani verso il suo collo, quindi verso l'alto, tipo prendimi in braccio, però io vorrei essere veramente molto molto minaccioso, e nel frattempo lui con una scoda, l'orrore con una scodata mi prende di, come si dice, dal lato, e io perdo entrambe, cioè mi spezzo il bacino e perdo entrambe le gambe. No, il tronchetto della felicità, esatto. Sempre più basso. Nel frattempo l'altro cugino, vedendo due scheletri animati da qualcosa di terribile, preso dal panico, abbandona tutti i parenti, corre arrampicandosi fuori dal fiume, inizia a correre dritto per tutta la cosa, trova per miracolo il passaggio segreto, passa nella tomba,
va oltre. Chi c'era lì? Tu, no? Io. Vede un altro scheletro a quattro zampe, schifoso, e continua a correre dritto fino ad arrivare nella stanza del pentagono. Ok. A me piacerebbe che qualcuno... Mentre vede l'altro scheletro per terra, schifoso. Io con calma arrivo fino in fondo al corridoio, dove apro la grata delle prigioni, probabilmente dimenticandomi di richiuderla, tra l'altro. Vedo che tanto c'è il buco nella parete... Ed esco e trovo il padre dell'amata del poveretto di prima. E nel mio solito impeto di cercare di ricordare chi sono io adesso, che è ancora più difficile, che ho solo un ricordo di come è fatto il mio corpo, ma non so nemmeno più come è fatta la mia faccia, perché nella mia visione la visione era da dentro, quindi te la staccano, ma non lo sai. Io so che la mia testa rotola, ma vedo solo un pezzo del mio corpo, non vedo me stesso. E secondo me della testa che rotola, io so proprio la cosa peggiore, quella che fanno quando ti fanno le infamate nei film, nelle serie TV, negli anime, che tipo la testa l'hai vista che rotolava per un istante, mi sei vista così, ma solo la parte dietro della nuca. Esatto. E decido di intraprendere un nuovo metodo per cercare di ricordare chi sono. Quindi arrivo dal padre con la mazza ferrata, gli sfondo la cassa toracica e mi infilo con le mani per staccargli praticamente la colonna vertebrale, in modo da togliere più agilmente la testa e cercare di metterla al posto della mia testa per vedere se funziona. E la testa poi cade per terra. Finish him! Sub-Zero. Beh, aspetta, se tu prendi la testa con tutta la colonna vertebrale, ti infili la colonna vertebrale in mezzo alle costole, agganciandola sotto, ti rimane su. Ma adesso risponderò a una domanda a caso da La Gloria Svedita. 6. No, non mi piace. La ritengo. Ma... Boh, è così anche... Così. Uno scheletro perde in maniera permanente alcune ossa. Oh beh. Oh beh, io ho già dato. Se no, vuoi... No, io. Perché a questo punto, nel cercare di infilarmi la cosa... Perdo parte delle costole che si spezzano. Le vertebre, le costole. La prima parte sopra viene persa completamente. Quindi le braccia stanno appese al nulla e svolazzano, perché tutta la parte sopra non ce l'ho. Tipo armata delle tenebre. Tipo armata delle tenebre. Qua non c'è più niente. Qualcuno deve ancora rispondere a qualcosa? Io? No, io ho una domanda. Beh, quella Gloria, io non voglio sbiadita. Rispondere, ma voglio fare cose. Vai, vai, già. Uno. La magia che obbliga uno degli scheletri a servire inizia a cedere. Oh. Se vuoi, visto che è già capitato. Che cosa? Ancora? Se vuoi, mi offro volontario, se vuoi scegliere qualcuno o farlo tu. No, perché io sono lì a dilaniare, cioè 2 anni che cento di uscire, finalmente sono uscito. Se vuoi faccio io. Fai tu. Il tizio entra nel corridoio trovando il passaggio segreto, arriva in fondo dove ci sono le frecce che iniziano a partire. Una freccia lo prende sulla spalla, un'altra nel braccio opposto, un'altra freccia gli sta per arrivare in fronte, ma il mio scudo gli protegge la testa. Sono arrivato. Però ogni tanto qualche freccia passa, lo prende su una gamba, sul ginocchio. Chiedigli il mio nome e poi uccidilo. Qual è il tuo nome? Il mio nome. Il mio nome, non il suo nome. È Jonas. Qual è il suo nome? Il suo di chi? Baba, come si dice, Baba rossastra. Esce dal, cioè nel senso, di cola sul mento. E non sono certo abbia detto o stesse solo morendo. Beh, grazie. Arrivo. Grazie lo stesso. Io voglio fare una... Io galoppo dritto, cioè da qua. Siccome quello là ha aperto tutto, arrivo qui dove c'è l'amata e, memore dei miei grandi ricordi di innamorato, mi lancio al galoppo cercando di abbracciarla, solo che mi dimentico che nella mano sinistra impugno il coltello e per cui glielo lancio tipo dritto. Mi ricordo una scena esatto, di un culo, no, cos'era? Tulu, sì. Forbici. Esatto, erano forbici allora. No, tieni, salvalo. Mettigli questo antidolorante. Quello era un altro grande dottore di cui non ricordo più. No, è la stessa cosa. Cercando di curare la ferita delle forbici.
cercando di curare. No, il morto. Sì, ma sa che... Ah no, ha ucciso la tipa con le forbici. Vabbè, avete ucciso la tipa con le forbici e dopo, quando stavamo scappando... Erano cesoie comunque. Le cesoie, erano cioè, ovviamente, erano cesoie, avete ucciso la tipa con le cesoie. Dopo cosa è successo? Che mentre stavamo correndo indietro, un manto ha tirato una cosa per colpire un nemico e ha colpito me ferendomi. Al che avete cercato di curarmi. E tu hai fatto 100 con un di 100. E aggiungerei anche che Manto ha detto non è curabile proprio. Davanti a tutti. Comunque stiamo giocando un altro gioco. Esatto. Lui ha tamponato la ferita con un fazzoletto tipo cialda croccante. Esatto, di schifo. Però io poi ho masticato ho masticato le mani a Manto. Esatto. E dato che tu hai ucciso la matriarca, puoi rispondere a due domande. Ah, subito? Figo. Sì. Ok. Una da ogni tabella. Tiro. 3 dalla prima. Un ricordo che uno scheletro aveva precedentemente recuperato è falso e la verità si manifesta. Qual è la verità? C'è qualcuno che si offre volontario per rispondere a questa domanda? Se no io ce l'ho. Vai allora. Vai. Ok. Il ricordo dell'amata era falso. Nel senso che... io non ero innamorato di sta ragazza, l'avevo ammazzata e quindi ero finito qua perché ero un condannato a morte. Ah, e la tortura era rimanere qua seppellito a fare il guardiano cane di sta roba qua. Beh, a quanto pare sei guarì. No, no. E l'altra domanda numero 2, sei della seconda lista. La magia che anima uno degli scheletri, ma non il suo obbligo a prestare servizio, inizia a cedere. Siamo tutti veramente ridotti malissimo. Beh, io sono l'unico che non ha... Io anche no, la mia, no, la mia. La mia perché quando ho finito di dilaniare i corpi degli altri, torno alla testa, provo a riattaccarla forzandomi col collo. Benvenuto nel mio mondo. Ma non funziona. Quindi chi è rimasto bene con la magia che ancora funziona tra me? Io ho fallito due volte in servitù. Io no. No, io sono a posto. Io e te siamo a posto. Sulla magia sì, non ho più le gambe, mi trascino come un deficiente. Ah, no, su questo. Chi è che ha perso pezzi? Io ho perso pezzi. Tutti tranne me e Gianni, no? Io sono a posto, sono ancora tecnicamente tranne me Gianni, mentre invece io ho perso due volte. Allora, io ho la forza vitale, il driver, che sono peccato che sono un demente. E passa il tempo, torniamo ai nostri posti, e passa un millennio. Urcasti. Minchia. Scegliete una volta sulla tabella, il mondo crolla o il tempo consuma e modificate la mappa come indicato. Wow. Tempo consuma. Una volta? Uno dal tempo consuma. Le tele dei ragni di tomba formano un'integrata filigrana sulle pareti e il soffitto. Annotiamolo sulla mappa. Annotalo sulla mappa. Di tutta la tomba? Sì. Tutta la tomba. Per un millennio non c'è stato nulla. Hanno dato sfoggio di tutte le loro doti di tessitori. Quindi le ragnatele intessono? Tutto è ricoperto da fittissime ragnatele. Io ho compreso perché ero per terra, perché non ho più le gambe. E il mondo crolla per me invece? No, è una volta. Ah, non è una a testa? No, era uno in tutto. Okay. Tu sei no, però dobbiamo rispondere a una domanda nostra. Dobbiamo rispondere a una nostra domanda. Io, a questo punto... Beh, quale soprannome ti sei meritato in vita e descrive il tuo più grande successo? Il mio soprannome in realtà è stato il sacrificato, perché io ho fatto tutto quello che ho fatto proprio al servizio di questo cosiddetto eroe. E ciò mi ha portato moltissima fama, anche perché sono stato l'unico a offrire volontariamente la propria vita all'eroe perché lui potesse raggiungere l'ultimo stadio della propria grandezza. Anche se non ricordo il mio nome. Io vado semplicemente di chi era innamorato di me stesso. Per quello è riuscito a sacrificare donne e bambini che cercavano di ripararsi dietro all'eroe mentre mi chiedeva di portargli lo scudo. E io ho tolto lo scudo da cavallo, mi ci sono riparato dietro lasciandoli morire tutti. Perché io sono il protagonista. Qual era il riluttante soggetto della tua incrollabile devozione? Il riluttante soggetto della mia incrollabile devozione era ovviamente l'eroe, che io adoravo sopra ogni cosa.
ma io l'eroe facevo schifo al cazzo. E l'eroe non riuscivo a essere molto eroico quando mi vedeva, perché era orripilato dalla mia presenza. E quindi io ero il segreto, lo sporco segreto dell'eroe, perché lui riusciva a essere accogliente e benevolo con tutti, ma doveva trattenere il vomito quando mi vedeva. E non riusciva, perché lui era il classico eroe senza macchie, senza paura, bello, alto, muscoloso, nobile, e lui detestava la deformità e vedeva nella deformità la spina del male. Quindi mi vedeva come 300, esatto, quindi mi vedeva come una creatura corrotta e non riusciva ad andare oltre questa cosa. E quindi io sono il peccatuccio sporco dell'eroe che era molto riluttante a accettare la mia devozione. Quindi anche per l'unica persona che abbiamo veramente mai amato ero comunque una rottura di cazzo. Ok. Schifo di uomo. L'eroe sta uscendo molto peggio di come sembrava di dire. Beh sì. A differenza di Shimurro invece, che ha dei moventi semplici. Esatto. Uccidi la donna e poi uccidere ancora. Fambola è contrario alla violenza sulle donne, sei chiaro. Guarda in su, guarda in giù, dai un... Una coltellata a chi vuoi. Prima di fare la fine della White esatto. Wolf, è un gioco di ruolo. Esatto. Esatto. Sappiamo che c'è differenza. Soprattutto quando giochiamo alla White Wolf. Vorrei ricordare che non approvo le azioni di Fukezuna. Potremmo giocare di un po' di più. Potremmo giocare una cioè, visto che stiamo giocando un gioco del buon Morningstar, potremmo giocare una sessione di fiasco quando giochiamo la White Wolf, non a giochi della White Wolf, proprio la White Wolf. Facciamo un gioco di ruolo della White Wolf. Io ho paura di quello che potrebbe uscire, però. Ce lo dico. Faccio quello che ha scritto l'espansione degli anarchici. chissà come finirà. Un power player. Sì, esatto. Sì, allora. Se ti piace vincere facile. Allora, abbiamo risposto tutti? Io sì. Ah, no, io no. Loro due no. Di chi ero innamorato del mio coltello. Adesso diventa un serial killer piano piano. Neanche troppo piano. Siamo partiti dal poverino, come l'hanno trattato. E che adesso... eroe di merda che l'hanno portato qui così. E invece adesso hanno fatto bene. Hanno fatto proprio bene. Bella scelta. Bella scelta. Sto giocando per gli elettori governativi. Hanno fatto bene. Io, qual era il mio soprannome che ti sei meritato in vita e che descrive la paura suscitata dalla tua esistenza? Il nome è quello della... Aiutatemi voi che ci avete più esperienza, non me lo ricordate, quello del canide dei goblin, della 3.5. Il canide dei Warg. Goblin? No, il Warg si è quello Barglesh, qualcosa di... Il Barghest sono demoni, se non sbaglio. Cazzo, sono stato fatto un patto tra un uomo e un demone. Non c'hanno nulla a che fare. Ci sono anche in The Witcher. Sì, ma perché sono mitologici. Esatto, ma il nome è stato scelto proprio per incutere terrore a chi dovesse venire. Un po' come il titano tanatotico. Che tra l'altro ho letto la puntata di Gem World of the Week e ascoltato il Barghest, mi pare proprio che sia, se non sbaglio, nordico o qualcosa del genere, un po' tipo quello... Slavo. Comunque, sì, nord Europa più o meno, nord-est. Che dovrebbe voler dire qualcosa tipo di simile a uomo nero, però poi in realtà... E vabbè. Sì, dai, no. A questo punto dobbiamo scegliere tra la copia di Tombaroli e i ragni di Tomba Gigante. Dai, ragni. Un ragno. Hanno ricoperto tutto. Hanno infestato la tomba. Intelligenti e aggraziati sono testardi, astuti e difficili da cacciare. Li distruggete? Cercate di raggiungere un compromesso? In che modo? Se lo vogliono, tutti possono rispondere a una domanda. E comunque il Barca, se mi sono sbagliato, è quello che veniva a perseguitare chi in vita ha commesso crimini. Sono un po' come le Irinni. Un po' come l'orrore. Famoso nello Yorkshire. Sì. Vedi Yorkshire, tornano i cani. Sono sicuro. Eh sì, è un lupo. Il lupo. In realtà sono un patto tra un cane e un chihuahua. Ma però. Bellissimo. E... Non voglio rispondere a una domanda. Perché no? Io ho un grosso problema adesso con i ragni giganti perché sto giocando all'ombra di Mordor. E c'è Shiro ogni 6 minuti. Che bella però. Gnocca lì, Shelob. Sì, di brutto. Sì, gnocca di brutto. È una muta forma. Quando parla con lui fa la gnocca. Stai giocando all'ombra della guerra? Sì. Tutte le volte che parla con lui è sempre una cosa tipo da elfa, stra mega gnocca scoperta. Quindi poi tu dici, ah, ma ti sei trasformato in un ragno gigante?
Vabbè, strano in un fantasy però. Un po' come Morrigan. Vero, esattamente come Morrigan. Il troione. Gloria o risata? Risata. Però esattamente come Morrigan, lei viene vista peggio Shelob. Ma secondo me posso ritirare, per rapporto. Posso ritirare la 1 e la 6. Vabbè, allora facciamone una che non c'entra niente. Allora, tipo, qualcosa che gli scrive. Abbiamo tirato perché ci piace tirare, ma in realtà dice scegliete. Perché ci piace il caos. Ma adesso non è il mondo crolla e il tempo consuma? No. Ah. Quelle sono per ora quando passa il tempo. Allora, un luogo in cui uno scheletro di guardia viene ricoperto da detriti ed è impercorribile. Allora, no. Così non devo più tornare lì. Allora, praticamente io mi animo, sono ricoperto completamente da ragnatele perché ovviamente io stavo strisciando per terra perché non ho più le gambe, e faccio fatica a muovermi e comincio a trascinarmi verso quella che nella mia esperienza è di norma la fonte da cui arrivano la direzione da cui arrivano le minacce, che è fuori il fiume. Esatto, mi trascino fuori, metto una mano per terra e striscio, metto un'altra mano per terra e striscio, metto una terza mano per terra, c'è qualcosa nella mano, la uso come leva per tirarmi. Peccato che sia una leva veramente. È una leva che aziona una specie di trappola, esatto, a caduta di massi, che ci isola per sempre dal mondo esterno. Quindi qualsiasi cosa ci sia in questo momento qua dentro con noi non può uscire da lì. E questo lo sappiamo di per certo. E io rispondo alla stessa domanda. Tra l'altro riempie di sassi tutto, quindi anche qua viene di nuovo bloccato. No! Come su millennio! Sfigato! Però io avevo dimenticato questa aperta. Meno male. La trappola poi, che è scattata, ovviamente solo adesso poteva attivarsi la leva, perché finalmente le difese magiche della tomba hanno riconosciuto i ragni, anche se sono qua da un millennio. Finalmente li hanno riconosciuti come intrusi. E cosa succede quando vengono riconosciuti le creature come intrusi? Si attivano le trappole. Quindi iniziano a partire tutte le frecce. Tutti insieme. Nella parte, esatto. Di lì. No, solo che ci sono i ragni. E muoiono tutti i ragni. Ta-da! No. Solo che ci sono le ragnatele davanti. E quindi le frecce si bloccano. Ma continuano a partire. E si bloccano. E continuano a bloccarsi finché tutto il corridoio, che sono centinaia e centinaia di meccanismi sparafrecce, si iniziano a ingolfare. Ingranaggi partono e tutta quella sezione crolla completamente, esplodendo. Ok, scegli anche tu quella cosa. Solo perché così non ti... Cos'è, un film di Michael Bay? Sì. Minchia, fai ingrippare 500 trappole a ingranaggi, lì crolla tutto. Ma tu sei sotto? Il proprio lente. Io? No, io ero andato all'ingresso. Lui stava uscendo in questo momento. Stavo uscendo in questo momento. Okay. Che gioia. No, perché lui ha visto, vedi che non avevamo le frecce, fa, oh, arrivo. E il tempo che usciva si creava l'ingorgo e poi è saltato tutto. Voilà! Quindi tu adesso sarai qua, scudo e frecce. San Francisco anche. Bene, questi ragni giganti... I ragni giganti, secondo me, scendono dall'alto, ma dal punto dove è più comodo per loro scendere. Però è anche vero che hanno riempito già tutto di ragnatele. Creature, in che numero? Qual è la loro identità? Mi appropinquo. I ragni sono in 3, anzi, sono in 7. Stavo pensando la stessa identica cosa. E stanno ognuno cercando di capire qualcosa dell'estate. Oh, ha cambiato formula. Grazie, scudo. Aspettate che arrivi. Sono qui. Li vedo. Mi appropinquo. Io passo di fianco a testa grossa. E a questo punto provo, dato che lui non ha più un pezzo di certo. Corpo, lo prendo. Innestartelo. E fai gattai. Gattai. Io se non cerco di fare gattai con qualcosa non sono contento. No. Spero che tu, Claudio, non entrerai mai in sexy shop. Esatto. Gattai. Lì potrebbe essere problematico fare gattai, sì. Questo è irrispettoso. Hai una testa grossa abbastanza per tutti e due. Zitto e fatti partare. D'accordo. Peraltro adesso abbiamo 4 braccia. 2 braccia grosse sotto e 2 braccine grosse siamo sopra. Siamo più simili ai ragni. Potrebbero scambiarci per qualcuno. Quindi adesso siete Mecha Streisand. Sì, sì, esatto. Io uno davanti a me do una spinta alla statua e gliela faccio cadere addosso spappolandolo. Ah. Ovviamente si spacca e cadono le ceneri ovunque.
Gli altri però reagiscono perché sono molto astuti e intelligenti. Sì, parlano. Voi avete anche domande da fare. Sì, sì. Io infatti voglio rispondere a una domanda. Vuoi rispondere a una domanda? Sì. Dimmi. Vai. No, no, vuoi scegliere? Sì, scelgo. Quando arriviamo dentro, loro sono tutti girati verso scudo e frecce che ha fatto cadere la statua e stanno per saltargli addosso. Quando io alzo il simbolo sacro che ho in mano, che peraltro hai anche al collo in questo momento, che ho anche al collo, che è il mio collo, e dico: digli qualche cosa di intimidatorio. Io sono Marray, sono stato evocato da promesse infrante, istinti, omicidi e angoli oscuri dei più remoti angoli, l'ho già detto, di questo posto. Voi non potete nulla contro di noi, sottomettetevi o perite. Ok, e i ragni sono... le braccine le ho... i ragni esplodono. Cos'è quel disco? No, era meglio così. I ragni si girano tutti e sei verso di noi e io ti chiedo quanti sono. Sei. Digli esattamente queste cose. Queste cose? No, intendo dire... aspetta che ti dico cosa dire. Ok. Altri intrusi. Ci sono sei punte intorno alla stella in questa stanza. Uno di voi doveva essere il sacrificio. Ci sono sei punte in questa stella in questa stanza e uno di voi doveva essere il sacrificio. Ora che è stato sacrificato, siete liberi di andarvene. Ora che è stato sacrificato, siete liberi di andarvene. Altrimenti affronterete l'ira del grande Gargar. Tempo io con lo scudo a uno dei ragni. Però senza schiacciato, cioè solo... Sì. Sei fastidioso. No, come parlo un ragno? Sei fastidioso. Muori, intruso. Muori. Lui, muori. Lui va sul soffitto. Il ragno si rompe il cazzo. Si è allontanato. Mi avvicino e cerco di salire sul soffitto camminando. Andatevene o siate pronti a subire l'ira di Jar Jar. Gar Gar. Devi fare così. Dalla scudo. E cerco di tirargliela con il soffitto. Stacco le frecce e gliele lancio. Penso che tu lo possa colpire. Sì, ma non fanno niente perché non hanno dei goleador è incredibile. Come prop. Esatto. No, inizio a tirargli le frecce a quello sul soffitto. Lo colpisco, ma sono frecce senza punta da qua da un millennio. Quindi non fanno assolutamente niente. L'ira di Gargar. E risponderò a una domanda. Un aspetto del passato di uno scheletro viene accidentalmente rivelato. Di che si tratta e perché è stato celato. E uno dei ragni toglie da una di quelle sacche fatte di ragnatela che ha addosso. No, c'hanno i componenti. La testa mummificata di un essere vivente. Ok. E dice: noi stiamo cercando il corpo a cui appartiene questa testa. Penso sia sua. E dico: ci burro. Io voglio rispondere a una domanda, cioè nel senso quella lì, il corpo di uno degli scheletri viene modificato permanentemente. No, sì, marchiato dal fuoco. Ah, marchiato dal fuoco, okay, dalla magia. Esattamente, allora io al solito quando parte l'attivazione scatto al galoppo, vedo i ragni, vado verso un ragno e cerco di accopparlo con una coltellata. Il problema è che lo prendo nell'addome rigonfio. No? Dove ha acidi, acidini e veleni vari. Per cui quando do la coltellata, questo mi esplode in faccia. Quindi adesso se muori puoi resettare il giorno. E quindi mi ustiona e mi fa una fantastica voglia a forma di ragno sul cranio. Una voglia a forma di ragno. È un cranio. Sì. È un cranio. Che perfetto. Era uno degli alfa, quindi adesso resetti il giorno. Edge of Tomorrow. Grande. Bellissimo. Quindi un altro ragno. Bello, ancora più bello. Viene ucciso. Io dopo aver... Ecco Gargar, diglielo! Ecco. Io comunque allo scheletro quello che è lo scheletro, il ragno quello che ha tirato sulla testa, se non lo riconosco più facendo. Senza testa? Sì.
Chi? Non potrebbe essere tua quella testa. Quale testa? Quella testa. Quale testa? Quella ti... Non vedo nessuna testa. Ma... Testa. Ragno, tu, creatura, ottupede. Ottupede. Dimmi. Di chi è quella... No, di chi è quella testa? Forse so io di chi è. Io, forse, so di chi è quella testa. Ma tu prima devi dirmi di chi è quella testa. A chi apparteneva quella testa? Perché, soprattutto, cercate il possessore della testa. Il padrone di questa tomba era un possente necromante. Vogliamo capire... Intruso! Pff, gli spappolo la testa con lo scudo. Cazzo. Volevamo trovare. Altri 5 intrusi. Vado per andare verso gli altri. 4. Arco e frecce. Parla del nostro padrone. L'afroamericano amante. La... Parla di colui che ci creò. Potremmo essere liberi. Ma no, non possiamo. No, è già. Io non posso. Aspetta, di chi era? No, aspetta, ma il tuo. A me era iniziato a vacillare. Ha cominciato a vacillare. Sì, ma adesso sono ragni. Hai già risposto alla domanda? No. Se vuoi, puoi vacillare anche tu. Vacilla. Vacillo. Perché sennò devi ucciderli. Non state perdendo troppo tempo. No, c'è scritto proprio che possiamo anche convincere ad andare via. Ok. E io di solito non cerco di ucciderli, perché non riesco a uccidere, cioè riesco a uccidere. Io di solito non ci arrivo mai, quindi adesso che ero lì. Sei in entusiasmo. Io dico agli altri 4. Allora, mi rendo conto che se loro conoscevano il nostro padrone, potremmo in qualche modo essere liberati dalla maledizione. E quindi gli dico: fuggite dal mio compagno, fuggite da quel coglione. Portatemi la testa, appartiene a lui, e mi getto giù da te, cadendo per terra, facendomi anche un po' male. È lui, il senza testa. E lo indico. Se veramente conoscevate il nostro padrone, potete dirci come liberarci da questa pena infinita. Io entro in quel momento... Con il cranio nelle zampe anteriori, cammino sulle 4 zampe posteriori e lancio il cranio a uno dei ragni che lo dilania. Giochi di morte. Siete arrivati in 7 e ne stanno rimanendo solo 3. Diglielo. Qualcuno glielo dica. La mia testa sta masticando. Stupido idiota, hanno la tua testa. Hanno la mia testa? Hanno la tua testa! Sei sicuro che sia la mia testa? Beh, è una testa! In che direzione? Dimmi che ore sono. Sono più o meno le... Non so neanche che anno siamo. No, ma... 12, 1, 2, 3. Lì, in quella direzione in cui punti il braccio. Non vedo. È dove stai puntando il braccio? Corro verso la testa. Io cerco di anticipare Claudio. Di corsa. Arrivo sulla testa, la guardo e dico: che strana cosa, forse si mangia. E la spiaccico per terra. Bravo. Io arrivo nella direzione in cui mi aveva indicato il testa grossa, ma tanto non vedo e non sento niente. Quindi sento solo che tocco contro qualcosa di grande e inizio a cercare la testa con la mazza, spappolando un altro ragno. Perché nessuno mi vuole ascoltare? Perché? Ti ho ascoltato, c'era solo un ragno. Dov'è questa testa? L'ha presa Cimurro. No, io non ho preso niente, era un frutto. Pieno di platani qua sotto. Ne ho abbastanza di tutto questo. Ora l'ira del grande Gargara. Io prendo il ciondolo col simbolo sacro, lo butto in mezzo al pentacolo, che non è un pentacolo, e con la mazza do un colpo fortissimo al simbolo sacro, che si spezza. E in questo momento passa il tempo. Okay. Rispondiamo alla nostra domanda. Io, quale ricordo della tua vita passata allora in qualche modo attaccata al tuo corpo, lo prenderò letteralmente. E dopo che le varie frecce hanno sterminato quella famiglia di bambini e donne che stava proteggendo l'eroe senza scudo, io sono andato là per cercare di prenderli,
mentre la freccia mi era conficcato il petto, si era conficcata nel mio petto, e ho ancora dei pezzi di vestiti, dei pezzi di stoffa, dei bambini e delle donne che sono morte. Pensavo pezzi di bambini e donne che sono morte. Io rispondo, sono avvolte al mio corpo. Rispondo a: che legame hai con coloro che hai appena ucciso o scacciato? Che ricordi ti hanno suscitato? Mi hanno suscitato il ricordo del quando ho deciso di fare il sacrificio di essere il decapitato all'interno di questa tomba. E ricordo adesso che in realtà l'eroe, che noi abbiamo sempre detto essere un eroe, non era esattamente un eroe, e mi aveva chiesto di offrirmi in sacrificio ai suoi signori oscuri in modo da preservare il suo corpo fino a quando l'Overlord non sarebbe tornato nel mondo e avrebbe avuto bisogno di un campione al suo fianco. Quello che noi, a cui noi stiamo facendo la guardia, non è il cadavere dell'eroe, ma è il nostro stesso padrone in attesa che arrivi il momento in cui deve risvegliarsi. Bomba. Chi altro non ha risposto? Io. Vai Gianni. Io intanto ho tirato per quanto tempo passa, e passa un altro millennio, sapeva. Minchia. Oh, Stoverlord tarda, Infatti. Allora, in che modo la mia orribile maledizione, è anche una benedizione? Allora, perché sostanzialmente in realtà io ero il fratello del negromante, e lui mi ha rinchiuso qua dentro perché sostanzialmente se io stavo fuori combinavo malefatte, attiravo casino su di lui, che aveva per i suoi riti una copertura assolutamente rispettabile, e quindi lo mettevo in continua difficoltà attirando la curiosità di guardoni, guardie, avventurieri eccetera eccetera. Quindi per poter fare le sue cose in maniera, mi ha rinchiuso qua dentro, e io in cambio gli ho chiesto però di avere la vita eterna. Lui naturalmente, essendo un negromante, ha detto va bene a modo mio, e quindi io tendenzialmente non posso morire. Allora, quale soprannome ti sei meritato in vita e descrive il tuo più grande successo? Il mio più grande, allora, il soprannome che mi sono meritato in vita è Testa di Merda. Ma testa di merda. Il fatto qual è? È che il mio più grande successo è stato frainteso dai più, perché un giorno questo eroe, che tutti pensavano fosse un eroe, ma in realtà non era un eroe, abbiamo capito che era uno stronzo patentato. Almeno si vendeva come eroe, magari. No, è quello il fatto: si vendeva come eroe, tutti gli volevano bene, però lui stava semplicemente affabulando la gente, portando avanti i suoi meriti negromantici e portando avanti il suo piano malvagio. Il mio più grande successo è stato che io ho fatto breccia nella sua rete di inganni, perché un bel giorno gli sono saltato al collo festante, come farebbe un qualsiasi bambino biondo, riccioluto e bellissimo, sotto i raggi del sole, e lui, schifato da me, che era schifato da me e che aveva paura di me, per un momento ha lasciato cadere questa maschera di perfezione e mi ha spinto via orripilato. Il soprannome Testa di Merda è arrivato dai paesani, che perché la maggior parte delle persone ha ritenuto comunque legittimo il suo comportamento, e quindi hanno detto vattene via testa di merda, e da lì in poi mi hanno continuato a chiamare Testa di Merda. Ma perché questo è il mio più grande successo? Perché qualcuno si è accorto che sotto alla facciata dell'eroe perfetto si nascondeva in realtà qualcos'altro, e questo qualcuno ha generato una discendenza che è durata nei millenni e che sta cercando di fermare il piano dell'eroe. Quali degli scheletri qui presenti ti hanno trattato in passato con gentilezza? Nessuno. No, in realtà senza testa, perché io ero il suo Doberman, ero il suo cane.
E sono stato che sacrificio. Io ho fatto il sacrificio che sono... Esatto. Perché sono un po' stronzo. E siamo l'unione di entrambi. Ecco perché due gambe toraciche. E perché prima sono riuscito a prendere il mio cranio e a lanciarlo. Perché ho delle mani umane. In più abituato ad essere senza testa. Sì, tale padrone. Quello che ci lega. Risposto tutti? Sì. Eh sì, io sì. Passa un millennio. Dai, il mondo si... Sì. Quindi tiro, il mondo crolla. Io mondo se, crolla, sei tu. Sicuro? Sì, sì, io no, volevo scegli. Scegliere. Perché volevo scegliere il grande sarcofago si apre rivelandone il contenuto. Sì, dai. Sì, sì, dai, sì, dai, sì, sì, sì. Cosa c'è al suo interno? Modifichiamo la mappa. Qua il sarcofago si apre e esce avvolgendo le sue dita ormai incartapecorite al bordo della, del marmo della tomba, l'eroe, che non è quello raffigurato nel dipinto, ma è l'altro che è stato cancellato ed eroso dal tempo e dal mio continuare a incidere nome, nome, nome sulla parete a tutti quelli che entravano. E infatti il suo aspetto è un po' meno eroico di quanto uno se lo potrebbe ricordare. Anzi, è maciato, e non solo dal passaggio di 2000 e passa anni di tempo. I capelli sono radi, si vede che era vecchio anche quando è andato in ibernazione. E accarezza la testa di Testa Grossa, che fa la guardia di fianco a lui in maniera fedele, come solo lui faceva fare, e ti ripete: continui a disgustarmi, sei uno dei miei più grandi errori. Perché? Ma metterò fine anche a questo, a questa svista, e vi direi che a questo punto l'intruso sarà un negromante. Se no, quali sono? Un esercito di saccheggiatori e i vostri discendenti. Ma i vostri discendenti lo vorrei tenere per dopo, perché appunto ho trovato l'aggancio. Vai, potrebbe vai, essere conclusivo. Un po' cliché, però vabbè. Allora, però, negromante, le domande andavano lì. Necromante e alcuni mercenari, che sono i sette, sei ormai, perché uno è stato distrutto da, esatto, scudo e frecce. Le cui ceneri vengono riportate in vita dal negromante eroe appena esce dalla tomba. E descriviamo il modo in cui il negromante sia molto più interessato a noi che al tesoro. Di certo questa persona userà il suo potere per tentare di controllarci tutti. Ci riuscirà? Se vogliono, tutti possono rispondere a una o due domande. E a questo punto direi che le tabelle che abbiamo usato possiamo usarle da variante Montefuoco. Perché le tabelle sono le stesse, però hanno altre domande. Perfetto. Ok, sono le stesse due? Sono sempre Gloria Smedita e Risata degli Dei, però hanno delle domande diverse. Tiro. E tutti possono rispondere a due. Una o due domande. Io inizio con una. La seconda tabella. La 6. Questa è l'unica domanda che è uguale. La magia che anima uno degli scherzi. La ritiro allora. 6. Se faccio ancora 6, ci vuole 6. 5. La magia che anima uno degli scheletri si potenzia, rendendolo molto più potente e abile di quanto fosse prima, ma solo per il prossimo incontro. Dopodiché la magia svanisce forse del tutto. 5. E ritiri. 6 lo scegliamo. Ok. 3. Te. Quando la magia che aveva vacillato adesso è stata ripotenziata. Beh, c'è probabilmente una specie di, come si dice, uno squilibrio. Hai avuto un picco verso il basso, però probabilmente le creature che hai ucciso ti hanno in qualche modo ringalluzzito, e tu ti svegli nel momento in cui tu ti riattivi, cioè tu hai fatto millenni e millenni a farti sto cazzo di labirinto. Difatti adesso io mi riattivo lì, la prima cosa che faccio quando mi riattivo è alzo lo scudo. Prendo una delle schegge che avevo usato come armatura, la prendo e la lancio. Di solito non ero molto bravo a lanciare le cose, invece in questo caso va proprio dritta, precisa come una lama, e prende uno dei mercenari in piena faccia, aprendogli la testa in due di netto. Che più che mercenari, secondo me, sono dei Nazgul.
Sì. Prende uno, quello lì lo prende, allora non in piena faccia, lo prende in pieno petto, si vede una luce verde perché ha preso proprio il punto vitale, l'unico punto dove si può ucciderli, in più solo le donne possono ucciderli, ma e io ero una donna in vita. E esplode una luce verde spargendo quelle poche ceneri che erano rimaste in giro e dico: intrusi, sono arrivato. Ok. Io invece sceglierò una domanda. Sceglierò la domanda 3 da Gloria Sbiadita. Uno degli scheletri ha un prolungato flashback. Di chi si tratta e quali eventi significativi della propria esistenza recupera. E sono particolarmente interessato a questo punto al passato di Senza Frecce. Senza frecce. Scusa, frecce. Senza testa, senza frecce, senza gambe. Siamo tutti senza qualcosa. Ok, decidiamo insieme però in parte. Abbiamo detto che era una donna. Eri una donna. E quindi era la scudiera per quella, era una cosa importantissima ed era il più grande onore. Perché è la prima donna scudiera di chissà quanto secondo tempo. Secondo me, quando non hai portato lo scudo all'eroe, ti eri resa conto di chi fosse e hai scelto di non portargli lo scudo. E i bambini e le donne? Un sacrificio che andava fatto per il bene superiore. Hai cercato... Perché a questo punto direi che io, scudo con frecce... aveva visto la scena in cui l'eroe aveva trattato e affibbiato il nome testa di merda, e essendo il suo scudiero e conoscendolo solo perché con tutto il resto degli umani che non gli viene istintivo quando una cosa deforme ti salta addosso, andare via era sempre stato gentile, trattato bene, così vede questa è la crepa nell'immagine perfetta dell'eroe, e quindi non l'ha fatto volentieri direi, ma ha tentennato quel secondo in più che poi ha causato la fine dell'eroe e degli altri. E risponderò anche a una seconda domanda, che è la stessa domanda ma rivolta a me, perché nello stesso flashback io ricordo, cioè in un altro flashback ma sempre relativo a scudo e frecce, io ricordo, e così posso rispondere poi a quando passa il tempo a questa domanda, che è di chi ero innamorato. Ricordo dei pomeriggi e delle giornate passate ad aiutare scudo e frecce. Mi hai appena aiutato con una domanda mia. Scudo e frecce ad prendere le cose per l'eroe, aiutarlo quando serviva, mettergli il cavallo, strigliarlo, fare tutto quello che era necessario per lui, fino a che non ho letto tra i diari dell'eroe che aveva in programma di prendere scudo e frecce e usarla come sacrificio da donare al suo signore oscuro per permettergli di ottenere la vita eterna fino al ritorno del suo signore. E allora mi sono offerto io volontario al posto suo per evitarle questa fine orribile. Cosa che non è stata molto utile perché è diventato uno scheletro lo stesso. Però io ci ho provato. E non si dica mai il contrario. Esatto. Io risponderò alla domanda. Un gioiello rende uno scheletro immune al calore e alle fiamme. Di che si tratta? Il negromante che è ben deciso a sbarazzarsi del suo vecchio errore, mi mette una mano addosso e delle fiamme nerastre e verdastre prendono vita e mi avvolgono. E dovrebbero consumarmi, ma quando si estinguono io sono ancora illeso e il simbolo che ho quel simbolo che non è una stella di Davide, è un pentacolo che ho al collo sta brillando di una luce intensa e verdastra, ed è una luce che comincia a risplendere anche sul pentacolo che c'è al centro della stanza ma io non lo vedo dall'altra parte, perché chi si è opposto, chi si voleva opporre al rituale, lo ha fatto tracciando quel pentacolo ed era per quello che la statuetta di Giada, verde, era lì in mezzo prima che si frantumasse. Quando si è frantumata ha richiamato lo spirito, ok? Qualcosa si è rotto. Io probabilmente devo arrivare lì e fare qualcosa con il mio amuleto, ma io non lo so.
e però ti rende immune alle fiamme. Mi rende immune alle fiamme del Negromante. Il problema è che io non lo so e lì ci sono i Nazgûl. E non solo, in realtà ci sono i Nazgûl, ma quando l'altro medaglione era stato distrutto, il mio medaglione, giusto, che non c'è più, infatti non l'ho ancora cancellato, ma questo non c'è più, e noi siamo tornati nel nostro oblio dimenticando tutto quello che è successo da allora fino ad oggi, i ragni non se ne sono andati e non erano stati distrutti. Vedendo il medaglione, hanno deciso di nascondersi nell'ombra e aspettare l'arrivo della persona che avrebbe potuto dare a loro le risposte che volevano. Giustamente. Quindi in questo momento, quando compaiono i Nazgûl, i ragni prima domandano ai Nazgûl se loro hanno la risposta che cercano. Quando questi semplicemente sfoderano le armi, esatto, inizia la lotta più serrata e agguerrita che questa tomba abbia mai visto, tra i ragni giganti e gli spettri delle sette persone che sei, uno è già stato distrutto, che abitavano questa tomba oltre a noi. E scudo e frecce che si destreggia bene, perché... E in questo momento, visto che sono state fatte tre domande, io sono super power in questo incontro, uno dei Nazgûl, delle quelle creature, si scaglia verso di me che ho ucciso l'altro, il Negromante che dice: no, aspetta, devo studiarli, c'è qualcosa che non va! E arriva, e proprio un istante, come alla film horror in cui devono morire per forza tutti, colpisce, viene parato con lo scudo semplicemente, prendo i capelli o il cappuccio, glielo sbatto sullo scudo facendogli esplodere la testa nella luce verde e muore in un colpo solo. Io comincio a trascinarmi, in realtà per scappare, perché so che vuole porre fine alla mia non vita, e ho paura dell'oblio eterno. Io comincio a trascinarmi verso la stanza col pentacolo, dove sento i suoni, da dove sento provenire suoni, e quindi penso che possiate proteggermi, non potendo andare dall'altra parte perché è completamente ostruita. E piano piano striscio, utilizzando il piccolo vantaggio di tempo che lo sgomento del Negromante mi ha regalato. Allora, io volevo rispondere alla domanda. Accidentalmente un ricordo celato viene un particolare celato viene rivelato. Perché è stato nascosto? Esattamente. Allora, di che si trattava e perché è stato celato, annotatelo sulla mappa. Esattamente. Allora, quando Roberto ha fatto esplodere la testa di uno sullo di questi scudo. Sullo scudo, il suo corpo è poi crollato all'indietro su uno dei piedistalli che... qual era il morto? Ok, perfetto. Sui piedistalli due. Delle sì, statue. Sì, questo e questo sono morti. Urtando il piedistallo della statua, lui sostanzialmente lo sposta e sotto c'è una nicchia dentro la quale c'è una chiave. Ok. La chiave è la chiave dei lucchetti che tengono la mia giacca costretta e mi costringono a stare strisciante. Ed è stata nascosta lì da mio fratello, il Negromante, per tenerla come arma di ricatto nei miei riguardi. Quindi è anche fratello di Cimurro. Esatto. Che però è andata perduta. Perché è una delle domande che ci sono qua. Vai. Una delle cose degli scherzi che stavano proteggendo è andata perduta. Rubato o solo scomparsa. Quindi qualcuno ha rubato la leva che usava il tuo fratello contro di te. Quindi la chiave. Qualcuno l'ha nascosta. Beh, ce ne dovrebbero essere di più, perché ci sono sette statue e ci saranno più. Oppure chiavi. Potrebbe essere stato uno dei ragni. Oppure potrebbe essere stato uno dei ragni. Nel senso che quando la vede durante il combattimento con una delle sue otto zampe, c'è la zucca o una ragnatela. Esatto, la prende e quindi è ancora lì, semplicemente. Ah, ragno. Io risponderò alla seconda domanda, che è: uno scheletro perde permanentemente alcune ossa. Yeah. Quale parte ha perso? E il braccio destro di Scudo con Frecce, visto che la magia che gli ha dato il potenziamento inizia a diminuire con la diminuzione degli intrusi, ed è proprio un braccio che rimane completamente... Non cade, ma mentre prima reggeva l'ascia cade completamente rigido al fianco,
e lascia cade ed è completamente immobile e se lo guarda un attimo. Anch'io rispondo alla stessa domanda, nel senso che io cerco di allungare il braccio non armato del coltello verso il ragno per cercare di fermarlo e spappolarlo un po' per prendere la chiave, ma lui naturalmente, avendo davanti le classiche zanne che hanno i ragni, riesce a prendere perfettamente la giuntura dell'avambraccio e si sente e il mio avambraccio con mano rimane lì per terra e il ragno con l'altra zampetta se lo porta via. Alla, a questa domanda, che era seconda mia, rispondo anch'io, perché io sono arrivato a trascinarmi fino alla stanza del pentacolo e quando mi avvicino al centro la luce verde sul medaglione comincia a sfrigolare ad una luce intensissima e questa luce non proviene soltanto dall'amuleto, ma come per una zucca di Halloween esce anche dalle cavità orbitali e del naso e a un certo punto il mio teschio comincia a fumare e dalla striscia d'argento che serrava il mio cranio, che era rigonfio, cioè la striscia d'argento si infrange, una crepa molto profonda mi segna il cranio e da lì comincia a uscire una luce verdastra e un vapore ad altissima temperatura, che una specie di plasma che mano a mano che mi avvicino verso il centro del pentacolo aumenta come se fosse una specie di bomba. Quando raggiungo il centro del pentacolo, decido voi. Quando raggiungi il centro del pentacolo, io rispondo alla mia seconda domanda e la magia che mi costringeva a fare qualche cosa inizia a cedere, perché percependo che scudo e frecce sta di nuovo perdendo pezzi, finché era lo scudo non mi interessava, ma il suo braccio non funziona più e io ho fatto tutto questo per evitare a lei delle sofferenze, non è servito e adesso non sta servendo per una seconda volta, quindi la magia che mi obbligava ad obbedire al necromante, al padrone, anche perché su di me si è rafforzata pesantissimo per questo turno, quella di fatti dei superpoteri, inizia a cedere e quello che succede lì dentro non lo so, probabilmente i ragni arriveranno a uccidere tutti i Nazgul, ma io nel frattempo mi tiro in piedi, prendo la mazza e guardando non lo posso guardare perché non ho una testa, ma mi giro verso l'eroe e lui può sentire i miei pensieri perché mi ha creato lui. Gli dico: mi hai portato via tutto, mi hai portato via il nome, il ricordo di quello che ero, la mia stessa testa e la mia amata, ma tu non uscirai mai più da questa tomba, tu resterai qui con noi per sempre. Mentre dici questo, ho infilato la mano nel petto di un altro di quei Nazgûl e con una luce verde si è spento in cenere anche questo. La mia testa è prossima a esplodere a causa della pressione interna e l'amuleto è arrivato al suo punto di lucentezza massima e quando arriva al centro del pentacolo qualcosa si spezza e passa il tempo. Mentre tu stai calando la mazza sul necromante? Mentre io sto calando la mazza sul necromante. Manuale. Io risponderò alla mia domanda: verso quale degli scheletri qui presenti in tempo provavi una fortissima lealtà? Verso il decapitato, perché scudiera, una delle prime scudiere donna della storia della cavalleria, nessuno la voleva aiutare, non aveva nessuno a cui chiedere consiglio, non aveva nessuno a cui affidarsi, se non il decapitato e il suo fido cane, a quanto pare. Di nome Daresh, così rispondo anche alla mia domanda. Che le ha insegnato tutto quello che lei non poteva andare in giro a chiedere agli scudieri più anziani o a quelli più esperti su come fare il proprio lavoro. E c'è stato un rapporto, appunto, all'inizio, prima di amicizia, anche durante il quale è nato l'affetto, perché era una persona che non la trattava diversamente, perché anzi era contento per lei che fosse stata la prima scudiera arrivare a quel punto, e quindi si ricorda adesso dopo tutto quello che è successo, mentre la magia si fa debolissima dopo il surge e praticamente è quasi completamente immobile, si può muovere ancora ma un decimo di quello che parte normale. Io ovviamente rispondo a di chi eri innamorato, di scudo e frecce, di cui ancora non so il nome. Prossima volta c'è un'altra domanda? Sì.
Io perché è l'ultima domanda. Anch'io devo sapere come mi chiamo. Io risponderò. In teoria lo sai, ma l'hai dimenticato. Vabbè, io completo la mia storyline. Che trofei raccolto dagli intrusi? Scegli. Non puoi averla completata. No, scusa, nel senso, io te completo, volevo dire do, cioè nel senso completo ulteriormente. Non che trofei raccolto dagli intrusi? Scegli fra quelli che sono già stati introdotti, se possibile. Annota la risposta sulla mappa. Io, il trofeo che ho raccolto dagli intrusi, quello più importante, era esattamente il ciondolo che mi sono messo al collo. Perché quando alcune delle persone che avevano opposto resistenza all'eroe nei secoli si sono intrufolati nella tomba per uccidere il negromante, noi li abbiamo fatti a pezzi, ma io appena prima di spegnermi in attesa del prossimo, dei prossimi intrusi, ho riconosciuto in un barlume di lucidità, mi sono ricordato del disprezzo dell'eroe nei miei confronti e ho preso una dei simboli sacri, delle armi magiche che avevano questi intrusi che erano stati decimati da noi, e me lo sono messo al collo. Però la volta dopo che mi sono svegliato me ne sono dimenticato. Io rispondo a quale soprannome ti sei meritato in vita e descrive il tuo più grande successo. Allora, il soprannome è il bugiardo, perché un giorno in preda, no, il delirio e al non riuscire più sostanzialmente a coprire mio fratello, di fronte a una delle mie ennesime malefatte, a una serie di accuse portate alla mia persona, io ho vuotato il sacco dicendo quello che era la realtà della persona di mio fratello, quindi che era un negromante che faceva riti, che aveva tutta la struttura per fare questi riti, e naturalmente nessuno mi ha creduto perché io avevo una fedina penale peggio di Pietro Maso. E quindi a questo punto è stato il mio più grande successo, perché io gli ho fornito la copertura permanente, cioè ho riabilitato il suo buon nome attraverso il mio tentativo di dire la verità, e da quel giorno sono stato marchiato come bugiardo. Ho già fatto. Nella terza fase, cioè adesso. Che bastardi, però. Cioè, di solito gli scheletri, quando fai i dungeon, non hanno un cazzo a che fare l'uno con l'altro. Qua tutto collegato su una figura di merda. E dato che siamo nella terza fase, che è la profanazione, di cui il necromante è stato il primo segnale. Io ho tirato. Non c'è da tirare per il tempo che passa. Sì, prima. Ho tirato, è avvenuta un'era. E la Madonna. È una miseria. Qui altro che. Siamo dell'era del metallo adesso. Esatto. Gli intrusi nella terza fase della profanazione vengono affrontati tutti e tre. E l'ultimo ci sconfigge per forza. Ok. Io preferirei essere sconfitto dai nostri discendenti piuttosto che da un esercito di saccheggiatori. Sì, sì, sì. Quindi adesso affronteremo l'esercito di saccheggiatori. Ma prima c'è da tirare il tempo che passa. Il mondo crolla o il tempo consuma? Il mondo crolla, sì. Tiriamo? Vai. Posso vederle? Secondo, giusto? Un dato solo? È una sola terza che dobbiamo tirare. Però ci sono anche delle cose tipo, dato che è passata un'era, ci starebbe, c'è un terremoto che sconvolge la tomba, che cosa succede, modificate la mappa. Io direi di tirare sul tempo consuma, che sono più, le altre le abbiamo già fatte. Io avrei un'idea però su quella roba lì. Che si collega all'esercito di saccheggiatori. In teoria collegata alle cose dei saccheggiatori, cioè si produce una crepa che produce un ingresso per i tombaroli altro. Vabbè, ma anche il terremoto può. La forma e la struttura. Io direi di tirare sul tempo che consuma, vediamo se ci piace. Prego. Tiro io? Vai. Due. La tomba è invasa dai parassiti, che segni ne restano una volta che si sono ritratti. Un'altra? Dai Gianni, tira. Vai, o Gianni, scegli. Scegli già. Parassiti è un po' bruttino. Dopo un'era parassiti e cacchio. Io intanto alzerò la musica perché era la atmosfera. Come i vecchi romani. Non possiamo. Eccolo qua. Sponsorizzateci. Vecchia Romania, forse. Vecchia Romania. Allora. Allora, è passata un'era, giusto? Un'era. Ok, perfetto. Un terremoto scuote la tomba modificandone drasticamente la forma e la struttura, molte cose vengono distrutte e modificate la mappa. Allora succede sostanzialmente questo: durante l'era la geologia del mondo all'interno del quale la tomba è collocata si modifica, avviene uno scontro tra placche e si forma una catena montuosa. La tomba è esattamente sulla frattura della catena montuosa, quindi quando le placche si scontrano la tomba sale.
e esce allo scoperto, manifestandosi a tutti i profanatori possibili. Direi che allora questa va tutta via, o quantomeno è completamente spaccata e distrutta. Beh, rimarrà questo lato qua. Sì, esatto. Quindi questo non c'è più. Quello rimane aperto perché sul fiume adesso è praticamente una cascatina. Adesso è diventato l'ingresso. Sì, esatto. E secondo me anche l'altra metà della stanza col pentacolo è tipo le prigioni, quelle lì di Game of Thrones, dei tizi di Eripi. Sì. Proprio di rupo nel nulla più assoluto. E le due statue che erano rimaste integre comunque dal terremoto sono state distrutte a pezzi. Esattamente. Annerisci lì, adesso. La foto che è cambiata. Il necromante è tornato nella sua tomba? Il necromante non sappiamo che fine ha fatto. Non lo sappiamo. E non ci ricordiamo cosa è successo in realtà. No. Beh, il necromante qui, chi sono gli intrusi? Scusa, i saccheggiatori, poi... Allora, c'è un esercito di saccheggiatori e poi arriveranno i nostri discendenti. Quindi sono solo due, non tre. No, il necromante era il primo. Ah, e l'abbiamo già fatto. Beh, il necromante, secondo me, la tomba è precipitata all'interno di un tunnel della montagna, è esplosa, il necromante, ciao. Quindi lui è morto. Sì, certo. Ma la tomba ha praticamente perso ormai ogni tipo di magia particolare, quindi... Certo. Sì, beh, in realtà ci sta. Sì, beh, ormai è scarica. Ed è passata un'era perché nessuno l'ha più trovata. Mamma mia, i vostri discendenti. Ora ho in mente un'idea. Ma prima c'è un esercito di saccheggiatori, dozzine di banditi con pale, picconi e asce. Descriveteli illustrando come fatichino a collaborare ossessionati dall'avidità. Cosa coglie l'attenzione del loro capo? Hanno con sé magia o tecnologia ad aiutarli? Vi sconfiggeranno rendendovi divertiti? Ridendo divertiti? Se vogliono, tutti possono rispondere a una o due domande. Vai, o non rispondere affatto. Iniziamo con una. Come faccio a non rispondere da due tabelle differenti? Beh, puoi non rispondere a questa la domanda. No, la taverna è Gloria Sbadita. Ha sempre la stessa, sono. Sì, però se vai nella seconda, nell'ultima variante, Monte di Fuoco, ci sono delle altre Gloria Sbadita e... Ok, no, allora andiamo a caso, perché qua è più divertente, secondo me, perché se no tanto le sappiamo ormai. 3, quindi Gloria Sbadita e 3. Uno degli scheletri è un prolungato flashback. Di chi si tratta e quali eventi significativi della propria esistenza recupera? Io direi uno di loro due. Tipo Gianni. Io flashback di un cane ci posso provare. Palla, proprio. Uno, <di Ovesse. ride> uno degli scheletri è un prolungato flashback. Gianni, quindi lo strisciante. Quali eventi significativi della propria esistenza recupera? Io direi a questo punto di andare ancora più sul dark, se riusciamo a trovare un modo del perché lui è diventato quel pezzo serial killer. Ah, te lo spiego che io. Gli faccia venire un po' di pena. C'ho l'idea. Vai. Allora, il flashback è sull'infanzia. Allora, sostanzialmente, come avrete capito dal modo in cui parlo, io non sono esattamente una cima, anzi sono abbastanza corto di cervello. Questo il mio caro fratellino maggiore negromante l'ha notato subito. L'anima veramente dark della famiglia era lui. E lui sostanzialmente nel corso dell'infanzia spesso sperimentava su di me piccole cose che scopriva del meraviglioso mondo della schifezza. Quindi... Il meraviglioso mondo della schifezza immagino sia la necromanzia. Sì, esatto. Quindi sostanzialmente evocava piccole creature, me le lanciava addosso e mi facevano malissimo. Perché sentiva uccidere piccoli animali. Esattamente, si divertiva. Magari io mi affezio, vedevo un nido di uccellini, salivo nella mia innocenza un po' tarda e lui lo distruggeva e faceva qualcosa con le teste. Quindi tutte queste piccole cose. Il problema fondamentale è che lui aveva sempre quest'anima immacolata, per cui i genitori chiaramente ritenevano che queste cose disgustose le facesse il fratello stupido. E quindi hai preso anche un fracco di botte. Mamma mia. Ho preso un sacco di botte e soprattutto sono sempre stato... per cui quando sono cresciuto sono diventato molto più grosso di lui. E quindi sei anche completamente disabituato alla moralità. Esattamente. Esatto. Quindi quando sono diventato quando sono cresciuto sono diventato molto più enorme di lui. A un certo punto tutte le persone che cercavano di valere sul mio ritardo facevano una pessima fine. Posso aggiungere una cosa? Potrebbe essere bruttissima, quindi in caso ditemi se è esagerata. Aggiungila. Ma... quando tu hai ucciso la tizia, mm-hmm, è perché tuo fratello ti ha spiegato come funziona il sesso. Ah, ti ha detto sì, che l'uomo deve penetrare. Ma non con cosa? Non ti ha detto i dettagli, okay, però. E ti ha dato un coltello in mano. Sì, sì. Tu quindi sei andato da questa di cui eri veramente innamorato alla fine, non era una finzione. Certo. E l'hai accoltellata più volte, tornando poi da tuo fratello dicendo...
Hai visto? L'ho fatto un sacco di volte. Minchia, Shimura c'è una storia di dramma tremenda, cioè veramente neanche nei peggiori. E poi lì ti hanno preso e ti hanno fatto un culo al motore. Esatto. Io invece risponderò alla prima domanda di Gloria Sbiadita. Date un'occhiata agli intrusi che potrebbero apparire durante la profanazione, cioè la banda. Sceglietene uno e descrivetene l'arrivo e i terribili danni che infligge a ciascuno di voi. Mi piace. Tutti dovrebbero assicurarsi che vada così o inventare un buon motivo del perché ciò non accada. Beh, il grave danno che fa a me è semplicissimo, perché io sono lì nella stanza, mi percuotono più volte fino a che si rendono conto che io non reagisco, perché ormai la mia magia è quasi del tutto svanita, e mi lasciano lì non morente, ma quasi a pezzi. Ma non è che ti lasciano lì, è uno in particolare che fa questa cosa. Infatti descrivi, Claudio. Ah, ok. E in particolare, quello che arriva è il tipico eroe delle leggende. Bello, alto, Gaston, capelli azzurri, occhi biondi. Paladino. Le mie orecchie sono brizzolate. Capelli azzurri, occhi biondi. Paladino. Paladino, in armatura e tutto quindi quanto. Quindi stucchevole. Assolutamente stucchevole. E la banda di persone che si è portata dietro evidentemente non sono alla sua altezza, perché quelli che si è portato dietro sono effettivamente dei tombaroli. Certo. Infatti lui non è neanche il capo della spedizione. Lui sembra essere quello che ci ha messo i soldi, ma poi quello che sta dirigendo effettivamente le attività è qualcun altro. Ma questi tombaroli si comportano come il paladino, facendo finta di essere brave persone, o se ne fotte lui comunque, perché gli interessa solo che scavino e trovino quello che sta cercando? Lui in questo momento non sta nemmeno guardando cosa fanno loro. A lui serviva qualcuno che lo portasse fino qua, perché lui non era in grado di arrivarci, di scalare la montagna, okay, portando tutto il necessario. E quello che inizia a fare è andare da ognuno di noi, mettere una mano che si illumina di luce bianca sacra in testa a ognuno di noi, sondare i nostri ricordi e decidere se siamo o meno meritevoli di ottenere il suo perdono. Ottenere il suo perdono vuol dire che ci disintegrerà distruggendo le nostre ossa e liberandoci. Ma poi non ci ammazzano così i nostri antenati. Almeno che lui non sia un antenato. Lasciami finire. C'è scritto i gravi danni che vi farà o abbiate una buona motivazione del perché questo non succede. Lui deciderà se siamo o degni di essere purificati e purificati, o se invece dovremo essere distrutti perché le nostre colpe sono troppo gravi. Il che cosa questo comporta, vedetelo te. Però mi viene da dire una cosa. Sì, perché a me non mi sembra che le mie colpe siano gravi, però vorrei essere ucciso di antenati. Noi dobbiamo descrivere come sono questi qua e come mai fanno fatica a collaborare. Sì. Fanno fatica a collaborare perché questi tagliagole, cioè, mentre il paladino non caga per niente questi tombaroli tagliagole piripi parapà, questi tombaroli tagliagole piripi parapà, una volta arrivati su, vedendo che c'è poco e niente da saccheggiare, il tesoro è stata la prima cosa che se n'è andata, esatto, cominciano a pensare che i monili, il simbolo sacro di come si dice, d'oro, di oro 24 carati e l'armatura e l'arma sacra del paladino potrebbero essere un buon bottino. Certo, nessuno di loro lo affronterebbe in singola attenzione, ma loro sono tanti, lui è uno e in questo momento gli dà le spalle. E l'altra domanda a cui rispondo io della vecchia tabella è che quella di uno di noi rimane marchiato dalla magia o da qualche cosa. Ah sì, 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 sì. E infatti scudo e frecce è una di quelle che rimane marchiata dalla mano del paladino che lascia un segno di bruciatura proprio sul cranio dello scheletro, la mano bianca, ormai immobile, ormai completamente immobile, e l'energia che sente dentro le tue ossa è talmente scarsa che non ha nemmeno intenzione di usare la propria energia per distruggerti. Semplicemente ti reputa non degna nemmeno della sua attenzione. Allora, giusto mentre è lì, con l'ultimo sforzo, tipo alza il pezzo di scudo per porgerglielo.
perché io rispondo alla mia seconda domanda, che la magia si attenua lievemente, e gli alzo lo scudo per porgerglielo, però magari poi non lo prende. Un pezzo di scudo rotto da secoli. Io vengo danneggiato da lui, perché io mi trascino verso di lui con il mio cranio danneggiato, rivedendo in lui l'eroe che avevo sempre, che avevo ammirato quando ero bambino, e gli dico: fuggi di qui o ti uccideremo. E lui, quasi non curante, si china verso di me, decide che non valgo la sua attenzione, ma che invece il monile che indosso al collo vale la sua attenzione. Lo prende, lo strattona quasi senza sforzo, e le vertebre del mio collo si frantumano, e di me rimane soltanto la testa. Io sono un povero cranio semispaccato che non è stato ascoltato neanche dal secondo eroe che ha visto. Marray. Sono Marray, finalmente sono Marray. Io ero ormai di pattuglia nel corridoio, perché la mia tana è stata un po' divelta. E il paladino, il primo che mi ha incontrato sulla sua strada, mi ha ferito con la sua luce sacra, e da lì attivo una delle domande: dovrebbe esserci la terza, che si può diventare immuni al fuoco? Sì. Siccome sono stato quello più conservato fra gli scheletri, perché sono quello che ha agito di meno nelle primi anni, millenni, si è conservato ancora del potere dentro di me, quindi lui ha provato a imporre le sue mani, ma il suo fuoco sacro non è passato attraverso di me, perché i miei medaglioni mi proteggono dal fuoco sacro divino. E si è messo un po' in difficoltà, che mi hanno dovuto circondare in parecchi con picconi, mazze e rastrelli per vedere di calmarmi. Cosa si fanno con dei rastrelli dei tombaroli? Scusa, non so. Picconi, mazze, dovranno pure rastrellare i detriti. Scusa, per vedere se sotto qualcosa. Passate questa tomba al pettine. Esatto. Abbiamo trovato un cazzo. Quello che mette i soldi ha detto così. Io sono partito come al solito galoppante sulle mie ormai tre zampe. E sono arrivato in prossimità di un luogo dove stavano cominciando a cercare di smuovere pietraie assortite per vedere se c'erano altri passaggi e altre camere all'interno della tomba, e ho visto a un certo punto collocare delle cose dentro il muro e poi partire una grande fiammata. Io mi sono avvicinato naturalmente per vedere da vicino che diamine era, no, quella cosa rotonda all'interno del quale stava arrivando il fuoco. Il fuoco ci è arrivato, è saltata in aria e io mi sono sparso a brandelli dall'altra parte insieme alle pietre, per cui sono tendenzialmente fatto a pezzi. Sono ricomponibile dalla magia, ma i miei pezzi in questo momento sono tutti distanti. Però finalmente libero dalla camicia di costrizione. Sì, esatto, è saltato tutto in aria. Quindi in questo momento, se riesco a rimettermi insieme, potrei addirittura fare un passaggio in postura eretta. Però il problema è rimettersi insieme. Io invece vado di corridoio in corridoio, prendendo tutti quelli che ci sono per un braccio, io credo in maniera molto possente, ma in realtà quello che succede è che sono in realtà fermo in un metro e mezzo di corridoio e continuo ad alzare la mano senza mai riuscire ad arrivare veramente a qualcuno. Però dentro di me io sto correndo tantissimo, sto chiedendo a tutti qual è il mio nome e nessuno è in grado di rispondermi, e quello che succede in realtà secondo me è che siamo talmente poco interessanti che la tomba viene depredata completamente. E se ne vanno. E se ne vanno, abbandonandoci lì. Quindi li scacciamo, chiaramente, con esatto, tra virgolette. Intrusi, se ne vanno, non posso avvicinarmi. Oh, bene, qualcuno ha visto una mano? Io non vedo niente da un sacco di tempo. Io da dove, io da dove sono sdraiato qui ne vedo due. Erano le mie. Sono le mie.
C'è solo un nome che continua a girarmi in testa da un sacco di tempo. E non so più se sia il mio o quello di qualcun altro. E il nome Ursana dice qualcosa a qualcuno di voi? E in quel momento passa il tempo. Mi sembra giusto. Perché io ricordo che Ursana è il mio nome. Non mi dici niente. E mentre... No, solo mentre il tempo sta passando mi ricorda e ci addormentiamo. Certo. Durante questo però io mi ricordo che il mio nome era Ursana e Vusumuer era il nome del mio amato. Mm-hmm. E in uno dei momenti, piccoli momenti, guarda quanto tempo passa, giusto per sfizio. Tiro sempre io? Mm-hmm. Vai, vai. 2 ore. 3 secoli. Durante questi secoli ci riattiviamo per tipo un istante per qualche intruso che entra, ma poi probabilmente precipita giù dal lato della montagna e muore da solo. E dice, Ursana era il mio nome. Vusumer. Ci sei? E a quel momento io ricordo che il mio nome era Vusumer, rispondendo alla mia ultima domanda. Qual è la vostra ultima domanda? Che nomi di merda, Vusumer e Ursana. Altro che tipo il Tristano Esotta dei 100 celle. Oh beh, quale degli scheletri ti temeva più di tutti in vita? Lo scheletro che mi temeva più di tutti era... No, non voglio rovinare anche te, la vostra storia la lascio in pace. Lo scheletro che mi temeva più di tutti... Era lo scheletro di Simone, era l'orrore, perché avete presente quelle storie in cui il bambino deforme ha come unico amico un cane che ogni tanto gioca con lui, perché i cani non fanno distinzioni fra bello e brutto, perché io facevo così cagare che facevo paura, migliori. Esatto. Io facevo così cagare che facevo paura anche al cane e lui, e lui se lo ricorda. E praticamente c'è stata, cioè nel senso, cioè... Ecco perché sto sempre isolato. Esatto, nella gabbia. Tu ti ci eri chiuso tu. Perché praticamente c'è questa scena in cui il bambino vede, cioè tu probabilmente sei allontanato dal tuo padrone per un po', eri, cazzo, sono riscappato dal giardino. Io prendo in un giorno un po' piovoso, sto facendo chak chak nelle pozzanghere, a un certo punto ti vedo. E faccio cagnolino, prendo un bastone, lo tiro, lo voglio tirare per fartelo prendere, ma invece ti prendo in fronte, tu lo vedi, mi vedi mostruoso, ti spaventi, scappi uggiolando e io mi rendo conto che nessuno mi amerà. E con questo si conclude la mia ultima domanda. Che vita triste. A ti temeva. Beh, tra di tutti. Più. Io ho capito, ti teneva in vita. No, ti temeva. Ok. Di più. Senti, e già. A lui è rimasto traumatizzato. Che ricordo di merda che ti teneva in vita. No, ti teneva. Cioè quella lettera. Eh già. Tocca a te. Una te ne sarà rimasta. No, sì, è che è un problema. Che legame hai con coloro che hai appena ucciso o scacciato? E gli hai fatti precipitare la montagna. No, quello che abbiamo ucciso e scacciato è i tombaroli. Tombaroli. Allora, i tombaroli potrei suggerire che uno dei ricordi che io ho. Siccome mi hanno menato in 5-6, è che il cane fuggiva quando è stato trovato dallo scheletro col testone, da un gruppo di persone che lo maltrattavano e lo bastonavano in continuazione. E lui era scappato... Con i rastrelli, cazzo, il rastrello è stato proprio lo shock finale. Certo, che si fa male il rastrello, lascia perdere. E quindi quando hai incontrato Testoni vieni qua a cagnolino e gli ha tirato il bastone. Trauma ancora e lui è ritellato via. Della domanda, rimane la domanda di che era stessa, Cimurro. Esatto. Cimurro in realtà era il soprannome, che poi è diventato il nome. Quando sono esploso insieme alle macerie e detriti, la mia testa è finita dentro la camera del sarcofago. Oh.
del quale è rimasto un pezzettino di una volta sul soffitto. Questo pezzettino di una volta era affrescato e sull'affresco c'erano i membri della nostra famiglia. E quindi sotto ciascuno dei membri c'era la classica pergamena srotolata simil svolazzante a targhetta in cui c'erano tutti i nomi e il mio nome era Ambrose. Tra l'altro è interessante come io sono partito senza testa e tre di voi sono rimasti solo con la testa. Beh, scheletri è abbastanza plausibile. E se mi permettete, sceglierei del Il mondo crolla. Un tombarolo ha successo. Quale oggetto è riuscito a rubare? Tutto. Hanno portato via tutto quello che riuscivano a trovare, tranne il tesoro che è ancora lì. Sepolto. La statuetta è stata distrutta. Le urne cinerarie sono anche andate. I frammenti di giada dell'idolo che erano lì al centro sono stati portati via. Hanno rubato i frammenti di giada. Tutto. Tra l'altro mi immagino quella che hanno roba rubato, che c'era di moniglie ed effetti secondo personali. Me hanno rubato anche tipo gli intarsi d'argento nei muri, spaccandoli, perché loro sono arrivati qui in tantissimi pensando di trovare un mega tesoro con gli esplosivi. Non hanno trovato niente perché il tesoro era completamente sepolto, anche perché il passaggio segreto è completamente andato. Non hanno trovato niente, allora piuttosto che andarsene via a mani vuote hanno preso veramente i bassorilievi d'argento sui muri. Hanno preso anche quel poco di argento che è rimasto addosso a testa grossa. Hanno scardinato anche le grondaie per il rame. Hanno preso il pezzo del mio scudo, la mia ascia. Hanno portato via tutto. L'unica cosa che rimane è il nostro dolore, perché essendo il tesoro sepolto, noi siamo ancora vincolati. E quindi ci svegliamo quando qualcuno si avvicina. E soprattutto anche che chiunque arrivi qua in questa tomba. Che non vita di merda. Chiunque arrivi qua in questa tomba, neanche se si impegna, potrebbe trovare il valore pari al viaggio che ha fatto, alla spesa che ha dovuto fare per viaggiare. Difatti, poi per secoli. Quindi siamo ufficialmente diventati un pacco. Esatto. Ma non pack nel senso inglese del termine. E tra l'altro siamo tutti là nella stanza, quella che è rimasta di fronte alle intemperie. Esatto. Perché io non mi posso più muovere. No, tu ti puoi muovere. Loro no, sono solo teste. Sì. Io ci metto aerea ad andare avanti e indietro. Loro due sono solo teste. Tu non hai la testa. Io non ho la testa, quindi mi muovo con te. Ormai. Loro due non hanno le teste e io sono completamente immobile senza un braccio. Fino al giorno, e chiudiamo un attimo gli occhi e mettiamo sta musica angosciante e terribile. Per l'ultima volta sentiamo una frase dire: guardiani scheletrici, animatevi a difesa della tomba. Intrusi, chi sono? E ad entrare sono i nostri discendenti. Dove sono? Hanno Quanti seguito sono? Un'antica mappa del tesoro tracciata dai nostri figli. Qualcuno di noi ha avuto dei figli. Forse voi. Forse noi. Descrivete il modo in cui vi vedete riflessi in loro. Chi sarà tra di voi il primo ad abbatterli? Riuscirete a sopportarne l'idea? Se vogliono, tutti possono rispondere a una o due domande. E adesso noi parliamo per forza. Io posso rispondere. Io non posso rispondere perché se ho degli eredi sarebbe un mondo molto strano quello che c'è. Uno degli avventurieri ha un cane. Pau. Che razza di cane si è portato? È un segugio? Un mastino? Un Doberman. Un chihuahua. Oh, ti prego, un chihuahua. Un Barghest. Magari è diventato un warlock, comune avere un Barghest come cane. Era un warlock, uno stregone. Va bene. Allora, date un'occhiata agli intrusi che potrebbero apparire, bla bla, come prima. Sceglietene uno, descrivetene l'arrivo, terribili danni, eccetera, eccetera. Chi dei nostri discendenti è arrivato a fare terribili danni? Allora, sono arrivati i vostri figli. Discendenti dei vostri figli ormai, perché sono passate... Figlio, ce n'è stato uno solo. Ere secoli, contro secoli, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un solo figlio, però come la Bibbia insegna, da due poi. Esatto. Quindi, insomma, la discendenza di questo figlio. Entra il primo, no? Sostanzialmente il suo obiettivo è cercare risposte
su un luogo che potrebbe essere relativo ai propri antenati, quindi arriva già un po' mangiato su quella che era stata tutta. Perché una divinatrice ha detto loro che per avere pace nella loro famiglia, perché c'è sempre stato qualcosa che non andava, bisognava risalire alle radici. Esatto, e purificare un luogo caro alla per famiglia. Per far riposare le anime degli antenati. Quindi lui arriva, io naturalmente ormai sono tutto sbrindellato, faccio rotolare la mia testa dove sta arrivando lui, e li guardo e dico: oh, che bello, non è che per caso potreste farla finita qua? Ovviamente questi mi guardano inorriditi e schifati, prendono una mazza nel loro coso e la fracassano sul mio cranio, distruggendolo in mille pezzi, e io in quel momento mi spengo. Io invece risponderò a un'altra domanda, che è uno dei ricordi che avevo guadagnato, viene dimenticato ed è perso per sempre. Oh. E per la precisione, quello che succede è che io mi rendo conto che Scudo e Frecce non si potrà muovere nemmeno quando arriveranno altri intrusi, e per evitare che venga fatta a pezzi compio l'ultimo sacrificio, le do una parte ulteriore della mia energia magica, che però è il mio ricordo di quando ero innamorato di lei. Eternal Sunshine Spotless Mind. Esatto. Questo gioco non ci voglio giocare più. Sembrava divertente quando abbiamo iniziato, eh? E poi tam! Allora io vado sul peggio, perché io sceglierò Gloria Sbigliadita. Un ricordo di uno degli scheletri precedentemente recuperato è falso, e il fatto è che lui sia nato deforme. E la verità è che lui non è nato deforme. Lui è nato, è nato normalissimo. Ok. Fino a che, essendo comunque una persona terribile, essendo andato con degli amici dalla tipo, sai, la cartomante. Sì. Trattandola male, a un certo punto è quasi rimasta morta perché gli avete per scherzo dato fuoco alla tenda. Lei ti ha maledetto che le tue sembianze esterne possano diventare quanto è grigio il tuo cuore. Certo. E tu a quell'età sei iniziato a diventare deforme. E non sei nato deforme, quindi in realtà questa cosa un po' di colpa ce l'hai anche tu. Qual è il ricordo? Appunto che eri da sempre deforme, e la verità è che lo sei diventato perché hai passato gran parte della tua adolescenza a essere un vero pezzo di merda. Allora dammi qua. Veramente l'eroe. A seguire veramente l'eroe. Che era il mio idolo. Che era una persona di merda. E mi temeva curato. Perché sapeva che potevo rivelare, cioè che io sapevo. E poi ti usava. Ti usava fino a che non sei diventato un mostro, e a quel punto non si poteva più associare con te. E ti ha ripudiato che gli facevi schifo. A questo punto doveva andare sul dark, che cattivo. Allora, nessuna redenzione per quasi nessuno. La magia che anima uno degli scheletri. No. Beh, è molto banale. Qui c'è una. Dov'è che era? Posso suggerirtela? Secondo me quella lì che si animava e diventavi molto più forte, ricordando che sei un pezzo di merda, potresti iniziare a uccidere i nostri antenati. Bellissimo. Allora, cosa succede? Succede che vostro figlio, no, su vostro figlio, nel senso il proprio figlio, che però per qualche strano incrocio genetico è perfettamente identico a te come eri in vita. Se tu potessi vederlo, cosa che non puoi fare, ti ricorderesti di chi sei. Ok. Quando distrugge Cimurro, fa un passo indietro, e io, animato da questa forza incontrollabile, pensando che posso essere di nuovo esattamente come l'eroe che volevo diventare, gli mordo la caviglia, tranciandogli di netto il tendine, facendogli fiottare sangue. Lui è in cima a una montagna e non può camminare, sicuramente quindi morirà assiderato. Al contempo, ovviamente, lui per reazione scalcia indietro prima di cadere per terra, urlando disperato, e mi getta oltre l'orlo del burrone, e io finisco nel vuoto, ridendo sguaiatamente, pazzo d'ira, e pensando che sto andando giù a conquistare il mondo come lo aveva fatto il mio eroe. O forse spegnermi e distruggermi contro le pietre. Chi lo sa? Più probabile. E via. E allora a questo punto io dirò che la mia seconda domanda sarà: quando riconoscono il corpo della loro antenata,
che adesso si muove lievemente perché è stata, gli è stata donata l'energia vitale, l'ultima energia vitale di, del decapitato. La sorella, quindi nostra pro-pro-pronipote, si avvicina e riconosce la sacerdotessa che è, appoggia una mano sulla testa che brilla di luce, dicendo: non ti preoccupare, adesso ti daremo la pace che meriti. In quel momento la magia diventa molto più potente, come era già successo una volta. Esatto. E mentre lei dice così e sta per intonare l'incantesimo, il pezzo dello scudo scheggiato finisce nella gola della nipote, tranciandole a metà il collo, mentre un fiotto di sangue copre i resti della della bis nonna. E mentre le ossa si iniziano a sgretolare, perché questa volta la magia ha chiesto troppo, l'ultima cosa che dice mentre c'è lo scudo piantato nel collo è: intrusi, sto arrivando. E la nipote crolla per terra con la testa a me, crolla a testa con il collo per metà infilato nello scudo dell'eroe. Io penso di avere un duello a tu per tu con il segugio che si erano portati dietro, però lo sento che è un cane e quindi mi comporto di riflesso da cane anch'io e facciamo per azzannarci. Il problema è che io non ho la testa, quindi lui comincia a dilaniarmi e a smontarmi osso dopo osso, con io che con la testa in un angolo che si muove per azzannare, ma non è lì nel combattimento, quindi certo. Alla fine rimane solo la testa, il padrone del cane passa e con una mazzata finisce l'opera. E quella che avete ascoltato è sta... Ah, scusa, Cimuro vuole ancora dire qualcosa. Esatto, mentre tutto ormai tace, nel corridoio ormai abbandonato, disfatto e ripassato della tomba, la mano di Cimuro con il coltello avanza con l'indice e il medio, tenendo con il pollice e il mignolo il coltello e facendo un sinistro. Non è finita. Beh, allora aggiungo una cosa ancora anch'io. Perché quando i nostri discendenti se ne vanno, quelli che sono rimasti, quelli che sono i pochi che sono rimasti in vita, quelli che se ne vanno pensando di aver purificato tutto, hanno dimenticato una cosa fondamentale: aprire il sarcofago, che era chiuso e nessuno di noi si era accorto che il sarcofago era di nuovo chiuso. E l'ultima scena è del sarcofago che si riapre e una mano sempre più consunta e sempre più rovinata dal tempo si aggrappa al marmo della tomba. Posso farti un appunto sul sarcofago invece che il sarcofago, perché abbiamo detto che eravamo qui perché eravamo legati al tesoro. C'è un sarcofago nella stanza del tesoro, una piccola alcova che non è crollata. Bellissimo. Dove è tutto, che ha resistito, che si vede la parte quella del proprio tipo forziere che fa trunk, si apre. E quella che avete ascoltato era la tragica, tragicissima storia dei nostri scheletri, una roba veramente di un dramma. Però, non indifferente. Ma non ci ha obbligato nessuno. Però, no, ce la siamo proprio tirati addosso. Sì, però una delle descrizioni di scheletro è un gioco sulla caducità della vita. Chiaro. Quindi, beh, tutte le domande. Sì, sono... però, ma da qua a un serial killer, come si dice, maltrattato da piccolo, costretto alla, come si dice, costretto con il sadismo a essere torturato e deformato. Uno che, come si dice, si ricorda di essere stato preso a male parole per tutta la vita perché era brutto da la fuori. La mia e la sua, in realtà, era la storia più tranquilla. Ma maledetto dentro. Esatto, no, è che lui pensava di essere brutto fuori ma bello dentro, in realtà era brutto dentro e questo l'ha reso brutto pure fuori. Cioè, veramente delle cose madonna. Proprio che poi tra l'altro è terribile perché è una cosa alla film teenager. Sì, no? Esatto, da tipo, grande. Esatto, la bella che però è una stronza viene maledetta finché non impara che la vera bellezza non è quella esteriore, ma se sei brutta dentro invece io sono rimasto cattivo, cioè nel senso io alla fine sono rimasto cattivo. Devono sperare che mi sia schiantato sulle rocce, questo è il problema.
la vostra fine tragicissima con i vostri che avete ammazzato pure i nipoti. Madonna, sai. Beh, metterà della musica un po' più allegra. Però. Esatto. Benillo. Nel frattempo io ho messo le mappe del prima e del dopo. Cioè, peraltro, all'inizio mi ha convinto il giusto, perché mi sono detto, non è un po' meccanico. Poi alla fine ci sono entrato dentro e mi ha coinvolto molto. E secondo me ci ha avuto molto senso anche che abbiamo fatto le prime domande a caso per vedere dove si intrecciavano, però poi un po' tutti verso la fine su due domande dovevamo fare, una ce la sceglievamo. A me è piaciuto molto. Sì, devo dire che il buon Morningstar si riconferma un ottimo game design. Io gli do un buon voto perché mi è piaciuto molto, anche se devo ammettere che è un po' di parte, perché il fatto dell'ambientazione e tutto quanto ce la siamo data un po' noi da soli, avendoci dato comunque l'input scheletri sul perché, quante volte noi ci siamo fatti argomentare, ma gli scheletri che stiamo ammazzando qua nella tomba da avventurieri, no? Magari hanno la loro storia, hanno le loro cose, e noi che giochiamo da un po' di tempo magari viene più facile, però quello lì mi è piaciuto molto, anche se questa cosa secondo me è un po'... Cioè, ti viene. È vincere facile. Sì, è molto. Beh, in realtà vi dirò: è molto meta e ovviamente è strutturato per essere molto meta e vincere facile. Però c'è da dire che secondo me è uno dei valori che hanno. Cioè, i giochi che hanno più valore in questo periodo, cioè, o meglio, che hanno un valore molto specifico e molto ben centrato, sono quelli che ti dici: cazzo, l'abbiamo detto cento volte e qualcuno l'ha fatto. Cioè, un gioco sugli scheletri del dungeon, che si interrogano su cosa che vivono le storie degli scheletri del dungeon, sono la risposta alle domande che i gruppi di gioco si sono fatti 200.000 volte, ovvero, ma non c'eravano una storia alle spalle? È un po' come... Ma poi te lo fa bene con la mappa, ti tieni impegnato lì sul fatto che devi disegnare il tuo personaggio, devi fare le cose. Ripeto, non so se giocarlo tante volte iniziano a diventare ripetitive le domande, però chiaramente cambiano tutti i personaggi. Diciamo che per me sarebbe più che altro giocarlo con altre persone. Esatto, se cambi altre persone diventa completamente un'altra cosa. Cioè, diciamo, ma anche secondo me già solo cambiando i personaggi si può cambiare completamente, perché puoi crearti quello che ti pare. Ecco, quello che mi viene in mente è che potrebbe tranquillamente avere un sapore completamente diverso, perché noi, cioè nel senso, noi alla fine ce la siamo giocata così perché ci ha coinvolto, però in realtà potevamo tranquillamente mandarla in vacca e fare una cosa veramente ridicola, Dovremmo giocarci con Manto e vedere cosa. Ciao Manto. E a proposito invece di a che cosa giocheremo in futuro, dato che questo è stato molto bello e comunque se vi interessa c'è in italiano, lo trovate sul sito della GG Studio, ma lo trovate anche passando dal link su famogdr.it, così è più facile per tutti. Nelle prossime settimane che cosa succederà? Succederà che il 4 gennaio, a meno che non succedano cataclismi nel frattempo, ci sarà la 300ª puntata di Fumble. Già 300! I conti corretti, e sarà la 300ª puntata e sarà con Jacopo Colò e Simone Bonavita. Sì, certo. Simone Bonavita, però finché non lo vedo qua io non ci credo. Ma tanto Jacopo arriva soltanto da Oslo, quindi ci sarà. Simone, esatto. Simone che è qua dietro invece non è. Finché Oslo dall'altra parte dell'equatore, cazzo. In tempi più brevi invece vedremo settimana prossima Gianni di nuovo dietro allo schermo del nessuno mi dice niente. In realtà non c'è il master nel prossimo gioco, però cos'è? B-Movie. Bellissimo. Ne ho sentito parlare ma non ho idea di cosa sia. Giocheremo a B-Movie e dato che in B-Movie si fa un film, verrà tutto il team Ricciotto a giocare con noi. Quindi ci saranno Mattia Scandalinando, Fresia e Federica Bordin. Tutto il team Ricciotto al suo gran completo. Wow. Allora, ci dobbiamo impegnare allora. Quindi fatto non c'è. B-Movie è un gioco normalmente 2-5. Perché noi ci giocheremo in 7. Sì, ma si tratterebbe solo di interpretare il film, quindi okay, di recitare le scene del film. Noi naturalmente per questioni di numerica lo allargheremo anche alla parte produttiva. Ah, figo. Almeno sì. Matteo farà il produttore, io faccio la rete. Bellissimo. Lui fa Lopez. Io allora, se lui fa il produttore, io voglio fare lo sceneggiatore. Chi fa gli straordinari d'aprile? No, esatto, sono gli sceneggiatori quelli con la barca. Invece, sì. Ok. La vuoi la concorrenza, René? Chiudi gli occhi. Eccola la concorrenza, René. Sono sempre noi. Ecco. Io farò quella persona lì, quella brutta. Esatto. Io invece voglio fare quello F11, Basito. Va bene, la settimana dopo invece il 21 giochiamo Incubus.
di cui vi avevamo già preannunciato che ci avremmo giocato, e giocheremo il 21. Quello che succede il 28 ancora non si sa, e per il 4 dovete seguirci e scoprire che cosa giocheremo e dove giocheremo, se giocheremo qua, giocheremo da un'altra parte, chi lo sa. Boh, voi seguite la pagina Facebook, seguiteci sul canale di YouTube, seguiteci. No, aspetta, io lo devo sapere perché devo venire. Tu lo saprai a tempo del seguiteci su iTunes, lasciate delle recensioni, lasciate delle votazioni a 5 ossa di scheletro distrutte, a 5 storie atroci che sono tutte nostre. Esatto. Seguiteci su Twitter e ricordatevi che Clotos e Gattai sono in vendita, se volete che arrivino per Natale vi conviene sbrigarvi a comprarli, perché poi le poste fanno quello che vogliono. Tanto abbiamo scoperto che se passate qua di fianco e ci avete Satispay c'è un cashback del 21%. Esatto, non lo faccio io, quindi potete farlo. No, in realtà se siete a Milano potete fare il ritiro a mano, decidiamo dove trovarci e vi consegno i manuali a mano, così siete sicuri che arrivino in tempo. Il ritiro a Milano. Il ritiro a Milano. A Milano. E basta, e SideQuest continua ad essere il martedì. Continua ad essere martedì. Prossime due puntate giochiamo una cosa un po' diversa. Giocano una cosa un po' diversa. Sono molto fiero di loro. Hanno fatto a meno di me. Questo mi rende molto fiero. In e più... mi fa sentire un po' meno utile. Però questo è un altro discorso. Tanto la mixerò. Ah, chi di cartonato ferisce. Di cartonato ferisce. Sì, lo so. Oh no, dai. Installate Spreaker sul vostro telefono, perché settimana prossima, se seguite anche Epoca, ci sarà una mini diretta di qualche decina di minuti per di Epoca, yeah. A sorpresa, quindi installatelo. Sto giocando Cyberpunk, no? Cyberpunk. Sto giocando a Cyberpunk, di cui hanno pubblicato oggi la mappa su Facebook, su Twitter e Facebook, credo, e tra poco arriverà anche su mumblegdr.it. Noi ci sentiamo settimana prossima. Buonanotte, non risvegliatevi tra eoni pensando che la vostra vita sia stata terribile. Attenti ai millenni. Esatto. Famo! Famo! Famo!